Iniziamo con una prima foto bellissima che mi ha fatto subito innamorare. Cioè, allora, oggi siamo qua riuniti, chiaramente facciamo una piccola intro per parlarvi della misteriosa morte di Cobain, che è stata tranquillamente sempre portata avanti come suicidio, ma ultimamente, soprattutto grazie alle ricerche effettuate da Tom Grant, che continuo a chiamare Tom Clancy nella mia testa, ma si chiama Tom Grant, che è un investigatore privato che tra l'altro aveva assunto la Cartney Love per cercare Carcobane eh, quando era scomparso. E lui era bellissimo, raga, lui era proprio bello, bello 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 E quindi, insomma, quando ha fatto le ricerche per Carcobane, ha scoperto che Cartene non gliela raccontava, molto giusta. E ci sono un po' di dubbi perché, come dire, questa, la scena del crimine non è stata trattata come doveva essere trattata, tante cose. Cioè sono arrivati lì, hanno detto ah, suicidio, beh era un drughè, no? Tra l'altro ehm, far sembrare un omicidio, un suicidio, un tossicodipendente è molto semplice e tra l'altro è una cosa che succede molto spesso. A detta dell'FBI stessa Quindi eh, come dire L'era un drughe Aveva la depressione Aveva già dato sì, Scritto cose che sembravano Volesse essere un suicidio E quindi l'hanno subito archiviato come suicidio E non hanno indagato Cioè diciamo che hanno fatto proprio pochissime indagini. L'hanno subito archiviato come suicidio e basta. Non c'era il foulard, Michele. Non c'era il foulard, ma c'era il fucile. C'era il fucile, c'erano veramente delle cose che non tornano. Ci sono delle cose che non tornano nella sua morte, anche nel modo. Perché adesso ci arriveremo dopo, però vi faccio un piccolo, un piccolo spoiler: eh, tanto lo sapete tutti. Lui eh, teoricamente si sarebbe sparato con il fucile, ma si è sparato dopo essersi sparato in dovena un quantitativo di eroina che avrebbe, lo avrebbe ucciso sul momento. Perché si è iniettato 1,52 millilitri, mi sembra. Sul, adesso lo sto dicendo a, a memoria, non, non so sotto il numero. Comunque mi sembra 1,52 era il numero, poi non so la quantità qual è. Comunque è tre volte superiore alla quantità che sicuramente uccide. Quindi si è sparato tipo 30 volte la quantità che si iniettava di solito. E se tu ti spari così tanta eroina in vena, solitamente collassi immediatamente, anche perché l'eroina entrare in circolo ci mette pochissimo, pochi secondi. E siccome lui si è fatto più di una puntura, cioè comunque ha dovuto riempire un bel po', ehm, non poteva materialmente poi prendere un fucile e spararsi. E quindi questa cosa qui è l'indizio, diciamo, è la prova regina del fatto che molto probabilmente non si è sparato da solo. E poi ci sono tante altre, tanti altri indizi che vi racconterò quando ci arriviamo. Tra l'altro, la carta nei Love è stata presa mh, come fonte. Uh, super attenti, cioè dalla stampa mh, tutto quello che diceva Cartini era verità, nessuno ha mai messo in dubbio i media hanno mai messo in dubbio le parole di Cartini quindi abbiamo solo la sua versione iniziamo dall'inizio iniziamo dall'inizio, allora per chi non lo sapesse, Kurt Cobain è famosissimo, è il frontman e anche fondatore insieme al suo amico e bassista Christ Chris Novel no, Novoselic, che non riuscirò mai a dirlo bene questo nome. Christ Novoselic eh, fondano insieme Nirvana, che inizialmente non si chiamavano Nirvana, il loro primo nome è stato Skid Row. E io ho detto, oh mio Dio, il cerchio che si chiude! Vi ricordate cos'è Skid Row? Vediamo se avete studiato. Andiamo se avete studiato e vi ricordate anche quando abbiamo parlato di Skid Row. E poi hanno cambiato altri quattro nomi prima di chiamarsi Nirvana. E hanno fatto il successo il nome Nirvana, quindi poi se lo sono tenuti. Eh, tra l'altro, i Nirvana erano. Mh, il Sessile Hotel. Brava, Rebecca. Brava, bravissimi. Brava, bellina. Bravi, bravi. Beh, allora avete studiato, siete attentissimi. Grandi, grandi, grandi. Io ti ho visto che si chiamano Skid Row. E ho detto, oh mio te, wow. E insomma, insieme al suo migliore amico fondano i Nirvana, che è un gruppo composto da tre componenti, cioè lui, Carco Cobain che era il chitarrista e cantante, il bassista che è il suo migliore amico, e il batterista, batterista ne hanno cambiati parecchi. E poi dopo ne hanno tenuto uno definitivo Comunque loro sono diventati famosi Nel 91 con la canzone Smells like teen spirit Che sicuramente ne sapete più di me Quindi qua è musicologia Siete voi gli esperti Non contate troppo sulla mia cultura Comunque lui è il marito Anche di Courtney Love Anche lei famosa, famosissima ehm, Cantante E lei invece è la front girl Direi Del gruppo The All Cioè il buco, si chiamano il buco. Sono penso tutte ragazze. Comunque hanno anche avuto una figlia. E adesso questo rientra un attimo nel gossip. Comunque loro hanno avuto una figlia che si chiama Francis Bean, cioè si chiama Francis Fagiolo. Adoro e tra l'altro l'hanno chiamata Francis Fagiolo, pare perché Kurt quando ha visto la prima ecografia della bambina ha detto: Beh, è un fagiolo! E quindi l'ha chiamata Francis Fagiolo, giustamente. No, e chi è che non chiamerebbe sua figlia Francesca Fagiolo? Cioè, nel senso, bellissimo, bellissimo. Quindi adoro, adoro perché lui era sempre così eccentrico, ma tutti e due, anche se. Cioè, vederli da fuori, vedete anche qua, no? Sembrano. Lui, tra l'altro, guardatelo, si è sposato in pigiama, si è sposato in pigiama, cioè, eroe, veramente, adoro. E, e loro erano una coppia veramente bellissima, erano super affascinanti insieme, molto bohemian, molto grunge, punk, eccetera. Però poi andando a vedere qual era la natura della loro relazione, forse non era una coppia così invidiabile, anzi direi per niente, comunque direi per niente. È una delle prime persone famose a fare coming out come Asperger. Davvero? Non sapevo avesse l'Asperger. Comunque è una tipa che sicuramente l'Asperger non è l'unico dei suoi problemi. Perché direi che è anche tossicodipendente. Lei è drugheda fino alla fine. Non ha rinunciato alle droghe nemmeno quando era incinta. Ragazzi, due soggetti veramente ai limiti. Eh. Comunque vi parlavo della loro figlia che è del 92, raga. Quindi ha tipo la mia età, un anno in meno di me. Che si è recentemente sposata, Francesca Fagiolo, con un ragazzo che è uguale a Calcobain. Raga, guarda con chi si è sposata! È uguale! Questa è lei, è Frances. E è questo è suo marito. What the fuck? Quante dead issues ci sono dietro a questa cosa? È, è, è assurdo! Beh, lo sapevate questo? Io non l'ho scoperto, ovviamente non, non seguivo la storia del personaggio, quindi... Però mi ha, mi ha colpito un sacco questo. Perché dicevo, sì, vabbè, uguale a Carcobain, sono andato a guardarmi le foto e ho detto, cazzo è vero, guarda, Carcobain. Comunque, veniamo alla storia di Carcobain, che tra l'altro essendo deceduto all'età di 27 anni, è entrato a far parte del Club 27, che non so se conoscete, ma sicuramente sì. Club 27, eh, diciamo, racchiude tutti quei, eh, quegli artisti morti prematuramente a 27 anni, che tra l'altro pare un'età che piace molto agli artisti per morire, poiché, insomma, all'interno c'è anche Jimi Hendrix, c'è Janis Joplin, c'è Jim Morrison, recentemente abbiamo visto Amy Winehouse, quindi, insomma, agli artisti piace morire a 27 anni, a quanto pare artisti morti a 27 anni sono tantissimi. Sì, adesso gli ho fatto qualche nome, ma ce ne sono tanti di più. Parliamo un attimo dell'infanzia di Cart. Cart nasce il 20 febbraio 1967 in una cittadina che si chiama Aberdeen, di cui che è in provincia. Scusate, che provincia? Cosa stai dicendo? Perché io di solito metto tra parentesi la provincia. Quindi stavo dicendo è in provincia, nello stato di Washington. Nello stato di provincia di Washington. Ma che peccato! E di questa cittadina io ho sentito solo parlare malissimo, cioè parlano veramente malissimo di questo posto, lei è un pustas lei è un pustas cioè un postaccio. Nel senso che ad Aberdeen, allora, non c'era lavoro. Pioveva sempre erano tutti depressi, erano poveri, perché era una città veramente molto povera e eh, la maggior parte della gente o era tossicodipendente o era alcolista o erano scapestrati su noi per strada, la violenza domestica era duopo, cioè nel senso era normale e i suicidi erano all'ordine del giorno, quindi anche il fatto che Cart da ragazzino sia andato nel bosco e abbia trovato un cadavere impiccato. Di uno che si era suicidato, non era una cosa così incredibile, nonostante, insomma, per lui è stato un bel, un bel trauma l Hanno descritto proprio come l'inferno. E infatti, molti dicono che ad Aberdeen sono sviluppate molte band proprio perché, anche diventate famose oltre a in Irvana, proprio perché Aberdeen ti porta a annoiarti così tanto che o ti droghi, o ti chiudi in un garage a fare musica, o ti droghi facendo musica. Che era la scelta di Carta. Quindi, eh, comunque, diciamo, parliamo un attimo della sua infanzia. Lui era figlio di Donald Cobain, che eh, faceva il meccanico in una stazione di servizio, e lui aveva degli antenati irlandesi, quindi c'è anche sangue irlandese. La madre si chiamava Wendy Fradenburg. E lei faceva, insomma si alternava un po' tra un lavoro da barista e uno da segretaria di ufficio, quindi sì, si scapicolava, faceva due lavori. Lui ha una sorella, anche lei è bellissima, sono loro da bambina, i bambini delle... Adesso non ho preso la foto, però la trovate se volete, sembravano i bambini delle, delle, delle pubblicità, cioè biondi con i perfetti, due, due bambole, eh, sembravano finti da quando erano belli da piccoli. E sua sorella, eh, è più piccola di tre anni, si chiama Kimberly. Lui, tra l'altro, manifesta fin da piccolissimo, e questa è una di quelle cose per cui io invidio la gente perché sanno: eh, avete presente quelle persone che nascono per fare qualcosa ma lo scoprono subito. Cioè, loro da bambini sanno già cosa faranno da grandi, sanno qual è il loro talento, lo sviluppano, rimangono costanti e fanno quello tutta la vita. Io li odio perché li invidio. E io ci ho messo un secolo per scoprire cosa volevo fare nella vita, ma. L'importante è scoprirlo. Comunque vi dicevo, fin da piccolo lui manifesta grandi eh, talenti artistici. Consideriamo che già da molto molto piccolo, cioè aveva 3-4 anni, tutta la sua stanza, tutta la sua cameretta era diventata uno studio dove lui disegnava. Tra l'altro questa cosa delle arti figurative, lui se la porterà dietro tutta la vita. Cioè non è solo un musicista, lui è anche un artista dal punto di vista ehm, dell'arte figurativa. Fa, fa di tutto, fa dei paccioghi. Fa, fa dei cartelli fa fa, vasorie, fa fa di tutto Fa tutto E solitamente i suoi, i, Le sue opere Diciamo in età adulta Hanno una connotazione Molto molto Creepy Molto splatter Eccetera Comunque il, il disegno In generale È una cosa Che non aveva mai Abbandonato Comunque lui Da Indovinate quando Gli è venuta la passione Per la musica No perché io qui Veramente Cioè mi viene da invidiarlo Tantissimo A due anni Due Due. Cioè lui a due anni già aveva passione per la musica. Praticamente lui cantava e strimpellava qualunque musica i suoi genitori gli facessero ascoltare. C'era cioè uno che cominciava subito a canticchiare anche da bambino, così praticamente prima ha iniziato a cantare e a fare così col, con le dita che a parlare. Comunque a quattro anni, raga, a quattro anni inizia a studiare canto e pianoforte. Raga, io vorrei fare tanto di cappello ai genitori di Carco Cobain che nonostante vivessero in un paesino veramente che era il ritratto della depressione con sicuramente che una mentalità arretrata, ne sono convinta, considerato il posto, il pustas, eh, tanta roba che gli abbiano fatto studiare quello che gli piaceva già a quattro anni, quindi ha, ha avuto anche la fortuna comunque di avere una famiglia che eh, lo ha sostenuto. Poi la famiglia a un certo punto diventerà problematica, però durante l'infanzia sono stati eh, davvero bravi, secondo me. Infatti lui ricorderà tutta la sua infanzia fino ai nove anni, quindi parliamo della prima infanzia, la ricorda in maniera molto felice. E quindi eh, il casino è, è successo dopo, ma poi ci arriviamo. Comunque a scuola lui appena inizia l'elementare si unisce subito all'orchestra e comincia a suonare il tamburo. Tra l'altro lui prima di avvicinarsi alla chitarra aveva suonato il pianoforte aveva suonato il tamburo si pensava anche che siccome eh, lui era famoso perché andava in giro con queste bacchette e le come tutti i batteristi appassionati poi che sono insopportabili quando fanno questa cosa e batteva dappertutto cioè andava in giro con le bacchette e cercava di ascoltare i suoni dappertutto quindi batteva contro le macchine batteva contro le staccionate batteva sui tombini batteva dappertutto capito così oddio che detta così fu una male <ride> però comunque era uno così infatti tutti pensavano che sarebbe diventato batterista e invece lui dice che dopo 5 anni in cui cercava di suonare la batteria capì che non era il suo talento e quindi poi ha cambiato comunque quando a scuola gli fanno suonare, fanno, gli fanno imparare gli spartiti, lui non imparava gli spartiti, ma lui andava sempre a orecchio. E quindi questa cosa ha colpito molto tutti i suoi insegnanti. Perché non riuscivano a dargli una disciplina, ma lui era bravissimo così a orecchio. E questa è una cosa che lo accompagnerà per tutta la vita: cioè lui è uno che non si applica minimamente a fare un cazzo. Se non la musica, ma, non, ehm, ma anche lì quando pensa di essere arrivato a un certo punto Anche lì non è che si dà tanto da fare, infatti eh, dava molto spesso buca alle prove era, cioè, era, un po', era un po' bravo ma non si applica, capito? In quel senso, però si vede che non era necessario se no non avrebbe sfondato Comunque da bambino, come dicevamo prima, ha manifestato eh, dei problemi di iperattività Iperattività, era un po' borderline. Sì, era, era, gli hanno dato anche del disturbo borderline. Comunque, ehm, manifestava dei problemi di iperattività e ovviamente disattenzione, quindi probabilmente ADHD. E siccome aveva questi problemi, sua mamma gli dava il Ritalin, che è uno psicofarmaco che noi sappiamo. Dico cioè, la verità, in Italia, ed è una cosa che apprezzo, prima di dare dei psicofarmaci ai bambini ne passa e questa è una cosa che per fortuna quando si dice no, siamo in Italia almeno su questo andiamo bene, mentre in America appena il bambino manifesta dei problemi subito pan le pasticchette, è anche una questione culturale. La sua infanzia felice si interrompe quando lui avrà 9 anni perché nel 1975 i suoi divorziano. E questo divorzio a lui Porterà un trauma immenso, cioè una cosa che proprio lo traumatizza, che lo fa soffrire, che, che poi porterà anche a delle conseguenze che effettivamente gli rendono la vita molto difficile. Considerate che da bambino felice, iperattivo, e super creativo e mh, giocherellone diventa improvvisamente, cioè da un giorno all'altro, da quando gli dicono che avrebbero divorziato, diventa introverso e infelice e questo è il mood che si porterà dietro per tutta la vita e tra l'altro eh, dava segni di disagio anche da bambino poiché una volta aveva imbrattato tutte le pareti del bagno con scritto testuale parole odio mia madre odio mio padre mio padre odia mia madre mia madre odia mio padre è semplice vogliono che io sia triste ragà cioè è un manifesto di disagio Palese, cioè, non è il bambino che si tiene tutto dentro e quindi chissà, cioè l'ha manifestato, l'ha manifestato. Svalutazione totale, infatti, cioè, lui si è visto crollare il mondo addosso, cioè ha visto che non c'era più amore, che tutto l'amore che aveva ricevuto magari era finto, che si è visto proprio tutto che, che gli crollava su. E quando un bambino manifesta sta cosa, cioè bisogna che lo si accompagni, che lo, lo si prenda in cura, invece questa cosa è stata ampiamente sorvolata, quindi bravi i genitori che gli hanno permesso di studiare la musica, ma non tanto bravi nella gestione emotiva del divorzio, eh. Cosa succede? Che per il quattordicesimo compleanno, per il suo quattordicesimo compleanno, sua zia Mary gli regala una chitarra elettrica e un amplificatore. Un'altra fonte dice che quando lui ha avuto 14 anni si è comprato la prima chitarra elettrica e un amplificatore. Io, come al solito, vi do entrambe le versioni, così eh, non si sbaglia. Comunque lui inizia subito a suonarla, eh, per quanto la madre in realtà non fosse tanto d'accordo. Peraltro era una chitarra abbastanza disastrata, quindi non è che suonava. Io so cioè, effettivamente ho trovato più spesso la zia, però c'era un documentario in cui diceva che invece si era comprata lui e c'era anche una nota sul suo diario in cui lo raccontava, quindi ho detto, boh. Ehm, vabbè comunque questa chitarra era disastrata era mezza scordata poi lui suonava strimpellava così quindi sua madre non era molto d'accordo su questa cosa ma lo ha comunque lasciato fare tra l'altro Cart che l'era uno sborone perché giustamente lui era eccentrico e lo voleva essere cioè non solo lo era ma ci teneva anche a esserlo lui era ambidestro a suonare la chitarra era ambidestro a fare un po' diverse cose e, e però decise di suonare da mancino, perché così era più figo, perché fa figo, perché ovviamente dai, cioè, so suonare con tutte e due le mani, allora suono con la, con la sinistra perché fa figo. Va bene, capito, forse l'avrei fatto anch'io. Comunque, ehm, quando i suoi genitori si separano, lui automaticamente rimane a vivere con sua madre. Però quando sono, insomma, verso i 12-13 anni, quando fa le medie, eh, non si trova più tanto bene con sua madre e quindi si sposta e va a vivere da suo padre. E suo padre era ancora single, era ancora da solo. No, io non sono ambidestra, state tranquilli che non ci arrivo fino a lì. Comunque, eh, i primi due anni eh, lui li vive, cioè penso che sia proprio il periodo più felice della sua vita perché sta con il padre che lui è, è da solo e passano un sacco di tempo insieme, tutti i weekend vanno a campeggio, stanno un sacco insieme, fanno le cose da papà e figlio e quindi è tutto bellissimo, fino a che il padre non si mette con una donna, cioè non comincia a uscire con una donna, e quindi Kurt insomma non la prende benissimo questa cosa, tra l'altro non andava per niente d'accordo con questa eh, signora, e il padre poi questa signora se la sposerà, e gli farà. ci farà anche un figlio che diventa il fratellastro di Kurt. E tanto per dargli ancora più fastidio, come l'hanno chiamato questo bambino? Dai, che sicuramente c'è qualcuno che lo sa come si chiama il fratello. il fratellastro di Kurt. Cioè, proprio. giusto per dire. è meglio di te, eh? è Meglio di te. No, non l'hanno chiamato Kurt. Non l'hanno chiamato neanche Fagiolo. L'hanno chiamato Chad. Cioè, vabbè, come dire. quello è un Chad, tu no. <ride> cioè. Qui ci credo che sei incazzato, a quel punto ha detto basta, io non voglio più vivere qui, cioè mi sembra anche giù, cioè nel senso mi fai un fratellastro, io che sto morendo di gelosia lo chiami pure Chad, cioè scusa eh, ma vaffanculo, e quindi giustamente Kurt prende su Barack Burattini e torna a vivere da sua mamma. Tra l'altro, eh, lui, nonostante tor sia tornato a vivere da sua mamma, cerca in tutti i modi di attirare l'attenzione del padre. Proprio perché eh, aveva perso le attenzioni perché era nato questo nuovo bambino, perché il padre si dedicava molto alla sua nuova famiglia e lo tralasciava un pochino O forse era un'impressione di carte: qui non, non, non possiamo dire se è vero o meno, fosse lui che magari eh, percepiva una, una mancata attenzione quando invece era solo un dover. Dividere le attenzioni anche con un altro bambino. Comunque, eh, per attirare l'attenzione del padre, anche se a lui non gliene poteva fregare di meno di fare sport o di essere un atleta, entra nella squadra di lotta della scuola e nella squadra di baseball nel tentativo, tra l'altro, di impressionare suo padre perché suo padre invece era appassionato di sport. E quindi, ma che patatino è! Cioè... Nel senso, lui, lui voleva essere ammirato dal suo padre che aveva avuto un bambino nuovo e lo aveva chiamato Chad. Questo bambino nuovo gli toglieva le attenzioni e quindi lui cerca di diventare un atleta per riottenere l'attenzione la, del papi. No, cioè, questa cosa mi ha spezzata, questa cosa mi ha veramente spezzata. Comunque, vi dicevo, nell'82. Eh, torna a vivere con sua madre. Tra l'altro, sua madre adesso anche lei ha un nuovo compagno che si chiama Pat O'Connor, e eh, con questo compagno lei si sposerà e anche lei avrà una vita sua. Quindi immaginate Kurt che comunque rimane. a chiamarlo Kurt perché, ovviamente, io e la pronuncia siamo due mondi molto lontani. Um, si sente completamente solo, cioè quelli che erano i suoi punti di riferimento, cioè i suoi genitori, quelli che erano sempre stati tutti per lui, che era il centro della loro, delle loro attenzioni, del loro amore e tutto il resto, si sono fatti un'altra vita, un'altra famiglia e adesso Kurt, ciaone, si, si sente veramente molto solo, molto frustrato dalla vita e quindi comincia ad avere degli atteggiamenti un po' comincia a fare un po' il teppistello, cioè diventa insolente nei confronti degli adulti, comincia a rispondere male, comincia a fare atti di un po' di vandalismo e non robe pesanti, però insomma, era un po' un po' scapestrato e tra l'altro comincia a prendere di mira un suo compagno di classe e gli farà bullismo, quindi questa volta è lui il bullo, abbiamo il bullo. Bene. Fatto sta che una volta superato il momento della preadolescenza, che è sempre un momento molto difficile, e eh, andrà alle superiori, alle superiori riuscirà a guadagnarsi un po' di pace, diciamo, sfogandosi nell'arte. Tra l'altro era spronato sia da, da, dai suoi genitori che dai professori a studiare arte e a sviluppare i suoi talenti artistici. Ora raga... Cioè, devo dire che per quanto riguarda l'aspetto artistico lui è stato molto fortunato perché ha sempre avuto persone che lo hanno spronato a investire sull'arte ed è una cosa che non è scontata. La sorella ha avuto traumi da questi avvenimenti? Allora, la sorella io non la conosco, non so niente della sorella. So solo che lei essendo omosessuale è considerato che ai tempi l'omosessualità, raga, negli anni 80 non era... Uh, insomma si stava un attimo sdoganando ma non era accettata bene bene, anzi per niente. Eh, lui è stato molto toccato dall'omosessualità di sua sorella, infatti è stato anche molto un attivista per i diritti omosessuali e per la sensibilizzazione. Comunque questo ci arriveremo. È l'unica cosa che so di sua sorella, quindi era l'unica cosa che potevo dirti. Vato sta che, appunto, sempre a proposito di omosessualità lui, nel periodo in cui faceva il bullo, tra l'altro stringerà una profonda amicizia tossica e vedremo che comunque i rapporti di Kurt nella sua vita non sono mai sanissimi: intraprende sempre delle relazioni molto tossiche e insomma fu molta amicizia con questo Meyer Loftin che è un suo compagno di scuola dichiaratamente omosessuale che però non so che cosa centri bene l'orientamento sessuale ma quello che fece Meyer nei suoi confronti fu separarlo da tutti gli altri compagni quindi ebbero una specie di relazione tossica amicizia tossica è una cosa che succede anche in amicizia raga ve l'ho detto cioè stavano solo tra di loro e non, non faceva amicizia con nessun altro gli faceva le gelosie forse era anche attratto da Kurt non lo sappiamo Comunque, prima amicizia vera, tossica. E poi è una cosa che accompagnerà Carter in tutta la sua vita. Creare relazioni piuttosto tossiche. La prima volta che si avvicina alle cosiddette modifiche, diciamo in sostanze stupefacenti, ma qui adesso vabbè. Eh, prima volta prova la marijuana. E quando prova la marijuana, ha un'epifania. Cioè, proprio dice: la, la prima canna che si fa, lui dirà, testuali parole, dirà. Anche se mi ero fatto per la prima volta, proprio in quelle settimane avevo dichiarato che era qualcosa che avrei fatto per il resto della mia vita. Cioè, proprio amore, amore. E avrei fatto praticamente di tutto per assicurarmi il rifornimento di quell'erba meravigliosa. E magari fosse sempre rimasto a fare il fattone di erba. Perché? Se avesse sempre fatto il fattone di erba, probabilmente non si sarebbe ridotto come si è ridotto, e invece eh, purtroppo non gli, bastata, non gli è bastata la marijuana perché poi è passato a cose ben più pesanti. Comunque eh, arriva il 1985 e per Kurt che compie 18 anni la vita si fa dura. Si fa dura perché lui viene bocciato, eh, viene tra l'altro espulso da diverse scuole, quindi si dovrà iscrivere anche in diverse scuole perché era un mezzo teppista, perché dava problemi e non studiava un cazzo. Quindi sostanzialmente eh, la sua carriera scolastica non riesce neanche a finire gli studi. E a un certo punto la madre gli darà un ultimatum, gli dirà oh zietto! Anzi, figlioletto, hai 18 anni o ti trovi un lavoro o ti sbatto fuori di casa. Che sembrava una di quelle minacce detta così, direi, va va là, ma voi mo che davvero lo sbatta fuori di casa. Ma no, dai, non lo sbatterà davvero. Bene, la mamma di Kurt aspetta una settimana, gli dà una settimana, e dopo sette giorni esatti, Kurt troverà i suoi vestiti, e le sue cose negli scatoloni imballati fuori da casa. E lui torna a casa e tutta la roba imballata fuori. Cioè, ma gli americani non scherzano, eh, raga. Cioè, veramente i genitori degli americani quando cominciano 18 anni, leva te da cazzo. Proprio, è una cosa. Adesso noi magari siamo tanto mammoni, ma ci sono delle situazioni dall'altra parte. Cioè, secondo me è un po' esagerato. Così, dai, comunque. Eh, fatto sta che lui prende questi scatoloni e comincia a fare il barbone, cioè lui vive per strada, dice vabbè io, cioè non è che dice mi trovo un lavoro, no, no, ah, sì? allora io vivo sotto un ponte, perfetto, mi piace la coerenza di Kurt. Bene, quindi lui per un certo periodo va a vivere a casa degli amici. Tra l'altro, c'ha un amico sul, sul divano del quale ha vissuto quasi un anno praticamente, dormiva sul divano a casa dei suoi genitori. E ogni tanto, cioè, che patatino è. Cioè, ogni tanto lui andava a dormire la notte intrufolandosi di nascosto nel seminterrato di casa sua, cioè, di casa di sua mamma, dove è cresciuto, dove è nato, e è cresciuto. Ma poverino! Cioè, vabbè, mi fa, mi fa veramente tanta tenerezza. Comunque. Eh, ecco, se avete degli aneddoti che riconoscete nelle canzoni, scrivetelo pure. Perché io purtroppo, non avendo tutta questa cultura musicale, eh, non, um, non riesco a ricollegare gli eventi alle canzoni. Però sono sicura che voi lo sapete, quindi se avete queste eh, informazioni, scrivetele pure. Genitori americani fanno benissimo. Siamo noi, me compresa, che cresciamo come dei rincoglioniti. Ci sta a dire trovati un lavoro, ma buttarli fuori di casa così da un giorno all'altro magari anche no. Ma più che altro dopo una settimana. Cioè, adesso, mh, magari, tra l'altro, stavano in una città dove hanno detto 50.000 volte che non c'era lavoro. Quindi, che cazzo fai? Gli dai solo una settimana. Vabbè comunque io dico, oh, vado a dormire nel seminterrato di mia mamma di nascosto la notte e poi per il resto eh, vivo dove capita comunque eh, lui a un certo punto romperà veramente ogni legame con la famiglia, vive, vive alla giornata, fa la vita di strada e vivrà appunto anche sotto questo ponte dove spesso ehm, va a dormire che è il ponte che congiunge Aberdeen a Cosmopolis quindi. E tra l'altro vive proprio come i Senzatetto, cioè fa la fila per avere il buono viveri, è uno che vive veramente così. Tra l'altro a un certo punto troverà anche un lavorino, nonostante continui a vivere un po' a casa di qua e di là, fa l'insegnante di nuoto, farà anche il bidello nella sua vita, quindi trova lavorettini così. Più che altro nella una città di Olimpia, che è la città più grande vicino ad Aberdeen, e quindi era, era il punto di riferimento che avevano lì. Lui tra l'altro eh, nel momento in cui fa questa vita nell'85, sempre 85-86, quegli anni un po' di, 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 di strada, si avvicina moltissimo alla religione e alle filosofie orientali, in particolare il buddismo e il gianismo. Che raga io non lo conoscevo il gianismo, sono andata a eh, come dire, documentarmi un pochino su che cos'è il gianismo e non ci ho capito una ceppa di minchia. Quindi posso dirvi che non so assolutamente nulla. Cioè, cercato Di guardare, ma è complessissima la situa. Eh, quindi, se voi lo conoscete bene, io non, non, non so dirvi altro. Il buddismo già eh, mi è più noto. Comunque, eh, Kart per tutta la sua vita ha sempre manifestato. Ed è una cosa che io noto perché riconosco abbastanza ha sempre manifestato una grande insopportazione verso il mondo reale cioè, cioè in lui è costante la ricerca dell'altro, dell'oltre cioè del non rimanere mai nel qui e ora non rimanere mai nella realtà, nella società che lo deludeva eh, giorno dopo giorno la gente gli fa schifo, la gente lui non, eh, non potrà mai capirlo è, è una persona che si sente terribilmente sola nel mondo, si sente diversa e, um, era dei pesci. E quindi anche um, eh, come dire la ricerca di evasione nelle droghe, e anche vedete il tipo di religioni alle quali si avvicina. Sono sempre eh, poi lui la meditazione, sempre andare oltre, no? distaccarsi da dal qui e ora. E andare in mondi altri era quello che lo faceva sentire bene proprio perché non riusciva a scendere a patti con la realtà tant'è che è una persona che non sa vivere nel mondo reale cioè non ha un grande senso pratico, anzi eh, addirittura eh, Kertney Love dirà che lui da solo non sa fare niente non sapeva neanche come chiamare un taxi poi adesso non sappiamo se è vero o meno però era uno molto nel mondo suo eh, non aveva grande non era molto attaccato diciamo al mondo reale appunto come vi dicevo ehm, nel Nell'estate dell'86 in particolare, quindi sempre in questo periodo un po' scapestrato della sua vita, lui verrà arrestato perché faceva della propaganda eh, omosessuale, nel senso che lui fa degli atti vandalistici però per fare questa propaganda, cioè ha sempre cercato di sensibilizzare alla tolleranza verso l'omosessualità, al... come dire.. Mh... Allo sdoganamento eh, dell'omosessualità e scriveva sui muri cose come God is Gay e homosex Rules. Eh, per cui queste scritte sui muri gli hanno procurato una bella condanna, per cui è stato in carcere 30 giorni. Poi dopo si è preso la condizionale, comunque eh, 180 dollari di multa e 30 giorni di carcere. Io sono convinta che. Non è che li arrestano tutti quelli che scrivono sui muri, sennò sarebbero pieni di gente. Sono convinta che l'abbiano arrestato per quello che aveva scritto, più che per la scritta sul muro. E questo ti fa anche capire eh, quanta intolleranza ci fosse ai suoi tempi. Tra l'altro nella, nella sua carriera musicale ci sarà un momento in cui durante un concerto bacerà sulla bocca eh, Chris, il suo miglior amico. Proprio per, per sdoganare questa cosa dell'omosessualità e fu un atto che per la comunità omosessuale fu molto 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 importante. Quindi c'è da dire che almeno su questo, drughe, tutto quello che volete, scapestrato, eccetera, però su questo si è, si è dato da fare. Tra l'altro suoneranno anche molte volte a dei eh, concerti di beneficenza. Per i diritti degli omosessuali e anche eh, per l'aborto, cioè a favore dell'aborto. Quindi ha fatto cose, ha anche fatto cose, ha fatto cose sociali, ma attivista, sì, attivista, diciamo. È in questo periodo che lui lavorerà anche come bidello, tra l'altro. E non ha mai abbandonato, come vi dicevo, l'arte, l'arte visiva. Quindi continuava a fare dei collage, delle installazioni artistiche, tra l'altro sempre molto macabre. E vi devo leggere un trafiletto. Vi devo leggere un trafiletto. Perché dice: <ride> Dice, i suoi amici notarono anche quanto stesse diventando eccentrico in quel periodo. Poiché Cobain consentiva al suo coniglio di avere rapporti sessuali con il suo gatto al quale tinse la pelliccia di rosso. Io non dico niente! Andiamo, ma andiamo avanti! Ma andiamo avanti! Cioè, come per dire, avete visto quanto era matto? Faceva anche scopare il coniglio con il gatto. Un'altra cosa che lo rendeva molto strano agli occhi dei suoi amici era che lui non cucinava niente e in casa non aveva nulla per cucinare, aveva solo un microonde. Story of my life. Io non ci vedo niente di strano, cioè nel senso che io, io vivo così da sempre, quindi ok. Va bene, fatto sta che nel 1987 finalmente il grande evento, cioè insieme a Chris Novoselic fondano i cosiddetti Nirvana. E eh, ovviamente lo chiamano Nirvana, il loro, la loro band la chiamano così proprio perché Kurt era particolarmente attratto dal buddismo. E il Nirvana è un significato di libertà, dal dolore e dalla sofferenza del mondo esterno. Quindi vedete che c'è sempre questa sorta di fuga dalla realtà, di non riuscire a stare nel mondo, e, e lo dice lo stesso nome della loro band. Comunque loro inizieranno facendo un primo concerto, e raga, qui ho avuto un sacco di feels adolescenziali quando avevo anch'io la band. Eh, la loro prima, il loro primo concerto lo faranno in un locale dove andavano i vecchietti. Cioè, prendete proprio le sagre di paese, que que quell'ambiente lì. E quindi loro andavano là a suonare il grunge. E c'erano i vecchietti che li guardavano tipo Che. Schifo, ma che sono sti drughede? E per cui, insomma... Sì, tipo andare alla bocciofila, esatto. Come se fossero andati a suonare alla bocciofila. E tra l'altro loro, eh, come dire, erano piuttosto eccentrici. Cioè, a parte il fatto che erano veramente eh, disagiati, nel senso che avevano questo modo di fare molto, molto eh, chiuso, introverso. Però al contempo erano anche carichi di rabbia. Quindi non interagivano molto con il pubblico. Ci sembrava che suonassero per divertirsi loro ed è giusto così secondo me però insomma alla fine dei concerti loro si divertivano molto spesso a sfondare i loro strumenti o sul pavimento o contro gli amplificatori e comunque avevano sempre grande eh, eccentricità le loro performance dal vivo quindi immaginatevi i vecchietti come potessero reagire per cui insomma il, il primo concerto di Nirvana è stato un flop totale e questa cosa mi ha fatto venire da ridere Comunque nell'89 cominciano ad avere un po' di, di popolarità, anzi, parecchia. Pubblicano l'album Bleach, che è un nome, tra l'altro, che deriva da una pubblicità a progresso che andava ai tempi, poiché c'era davvero una diffusione pazzesca dell'IDS, E quindi, ai tempi, c'era una pubblicità che raccomandava ai tossicodipendenti di pulire l'ago con la candeggina e Ble Bleach è proprio la candeggina quindi loro si ispirarono a questa pubblicità pubblicità dell'ammoniaca, esatto esatto comunque loro mm, cambieranno diversi batteristi finché alla fine non trovano Chad Channing e se lo, te se lo tengono caro insomma il, ca il Chad, un altro Chad nella vita di Kurt comunque lui era Kurt a scrivere la maggior parte dei testi quasi tutti e, mm, e lui nei suoi testi ci metteva moltissimo di sé e questa è una cosa che lo porterà anche a impazzire, cioè ehm, il fatto è che lui scriveva moltissimo di quelle che erano le sue emozioni, i suoi trascorsi, la sua biografia, i suoi dolori, le sue frustrazioni personali, parlava della sua famiglia, parlava della, della sua vita sotto il ponte, parlava della relazione eh, con la sua ex, parlava, parlava di tutto, lui non aveva filtri con la musica. E quindi questa cosa lo ha anche portato, secondo me, a, eh, nel momento in cui è esplosa eh, la moda, cioè nel senso che è diventato commerciale, perché poi in Irvana divennero commerciali, ehm, lo ha portato a un vero e proprio delirio, cioè nel senso che è come se lui avesse dato la sua interiorità in pasto alla massa quella massa che lui ha sempre disdegnato poiché non in grado di comprenderlo infatti lui è entrato in un loop a un certo punto entrerà in questo loop mentale nel quale eh, si sì, era contento che, eh, di aver avuto successo ma era terribilmente frustrato dalla strumentalizzazione che facevano dei suoi testi cioè ci estrapolavano dei significati che lui non ci aveva messo o ehm, mettevano è come se mettessero le loro manacce sporche dentro di lui Mm? E questa cosa lo ha portato a, a odiare il suo stesso lavoro, e infatti e infatti, lo vedremo. Infatti, il suo modo di cantare è un misto di rabbia, frustrazione e dolore. Esatto, quindi, cioè, magari nella sua mente c'era quella di voler fare il musicista, ma magari non c'era quella di sfondare. Infatti, lui ha sempre avuto gravi difficoltà con i media, con l'attenzione del pubblico. Cioè, se voi vedete i suoi concerti, a parte i momenti in cui è incazzato e spacca le cose, eccetera, però non è il mostro da palcoscenico, cioè, non è quello, eh, non so, immaginatevi anche Freddie Mercury, tra l'altro, è una cosa che lui dirà. Lui non è uno di quelli che apre le braccia e prende l'attenzione del pubblico. E ne lo trasforma in adrenalina Come fanno i mostri da, parco, da palcoscenico Che sono lì per il pubblico Lui non era lì per il pubblico Lui era lì per se stesso Lui era lì per suonare Perché gli piaceva suonare Se lo vedete ai concerti Lui tanto spesso è lì tutto disagiato Che guarda altrove cioè sembra perso nel suo mondo È anche un po' ricurvo C'è cioè anche un po' lì così Che sembra che si vergogni quasi a star sul palco e Infatti c'è un disagino super carino A parte che è un figo E eh, poi è un disagino super carino E quindi... Prigioniero del suo successo, sì, a un certo punto sì. Eh, rispondeva sempre. Uh, scocciato, sì, le interviste sì, le ho viste, lui era sempre molto scocciato da interviste, ma perché i media non li sopportava lui non sopportava di avere così tanta attenzione su di sé ma proprio perché aveva questo senso di tanto non mi capiranno mai tanto hanno messo le loro mani sporche sui miei testi e non hanno capito un cazzo perché la massa fa schifo la massa è ignorante e non mi può sentire davvero loro non mi vedranno mai davvero e questa cosa ehm, lo, lo triggererà parecchio. Molto estraniato, sì, molto estraniato. Comunque, a un certo punto, eh, lui incontrerà la, sua, la donna della sua vita. Diciamo la, la sua moglie, quella con cui avrà anche la figlia. La nostra Courtney Love. Loro si incontrano nel 1990 in un nightclub. Courtney all'epoca era già uh, frontman e cantante dei The Hole, che è questo gruppo al femminile che suona uh, sempre uh, grunge, eccetera. Sì, la, 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 la donna della sua vita la donna della sua morte, effettivamente, adesso capiremo. E lei tra l'altro ha tre anni in più di lui Comunque quando si conobbero in questo nightclub Lei all'epoca era fidanzata con Billy Corgan Degli Smashing Pampings Quindi insomma abbiamo capito che i musicisti Meno da questa storia Ho capito che i musicisti si inciucciano solo tra di loro Tra l'altro tutti e due eh, ca cantanti e fondatori di una band Tutti e due famosissimi Tutti e due che giravano il mondo a fare tournée eh, Tour di concerti e tutto quanto Quindi cioè la coppia proprio puff, La coppia del secolo Comunque loro si conoscono inizialmente cominciano a uscire. Dopo un anno si mettono ufficialmente insieme. La loro per quanto fosse poetica, vista dall'esterno, per quanto fosse, diciamo, ehm, eccentrica e affascinante la loro storia è comunque sempre una relazione piuttosto instabile, ma soprattutto tossica. Cioè erano super codipendenti tra di loro, c'era proprio l'amore folle, quello che ti porta nella codipendenza, quello. Passionale, quello mio dio senza te mi strappo il collo. Però al contempo eh, c'erano continui episodi di violenza domestica. Tant'è che a parte che le erano due drughe, tutti e due, e quindi si tiravano giù l'eroina e anche tante altre cose insieme. e eh, Voi sapete che quando le persone sono in uno stato alterato di coscienza e magari salta fuori il litigio. Tante volte non va a finire bene e infatti spesso litigavano super mega strafatti e eh, qualcuno tirava fuori le armi e magari partiva anche un colpo, non addosso l'un l'altro, però. E quindi tante volte pol la polizia doveva intervenire a casa loro perché veniva chiamata dai vicini perché sentivano degli spari e c'erano loro in casa che litigavano come delle bestie e si menavano con violenza domestica a vicenda proprio, si menavano tutti e due, bah, così tecken. And... Amico um, mio è venuto nel mondo dell'arte Dove il pubblico stesso si riflette nelle tue opere Dando le proprie interpretazioni E aggiungendo quelle che sono le proprie esperienze personali Già, è il bello dell'autorialità Autorialità, Autorial, sì Il trovare qualcosa che nel bene e nel male ci unisce tutti Poi vabbè, ci sta che non riesci a gestire questa cosa Soprattutto se vedi come una violazione della tua anima Fin nel profondo Lui la leggeva così Lui la leggeva così infatti Ma perché è difficile eccessiva fama a cercare qualcuno che non faccia il tuo stesso lavoro perché molte volte la gente vuole stare con te perché sei famoso andando un'altra gente famosa la relazione si bilancia, hai ragione, hai effettivamente ragione ci sta, che magari ci avesse la paura di essere come dire strumentalizzato anche in quel senso comunque uh, nel 1992 eh, anzi, forse anche un po' prima, comunque Kerten rimane incinta. Davvero appena si sono conosciuti poco dopo, quindi si sposeranno immediatamente. Cioè, due anni che si sono conosciuti si sposano. Il 24 febbraio, appunto del 92, si sposeranno a Waikiki, ragazzi, si sposano alle Wai come vi facevo vedere prima. Nella prima immagine, questa è la foto del loro matrimonio ed è bellissimo, cioè lui è in pigiama con una tracolla un po' reg così e, e lei vestita come una, una hippie, cioè lo so, questa cosa mi ha colpito tantissimo, questa foto la adoro. E lei sembra un fantasma, sì, sì, sì. Comunque, adesso vediamo se ho un'altra foto di loro due. Eccoli qua. Erano una coppia super, una coppia di fighi e super stilosissimi. Però, sapere quello che succedeva in casa loro è veramente triste. Comunque, il 18 agosto del 1992 nasce appunto la loro bambina, Frances Fagiolo si chiama davvero Francis Bean perché non c'era prima Francis Bean Cobain che eh, si chiama proprio Bean perché Kurt quando fece la prima ecografia ehm, la mamma insomma vide questo fagiolo e disse "Ma sembra un fagiolo, chiamiamola fagiolo". Perfetto, mi sembra un'ottima idea, Kurt. <ride> Perfetto. Comunque eh, uscì, cioè anzi questa è una storia abbastanza mh, molto vergognosa che ha fatto veramente passare uh, a loro a entrambi uh, delle belle beghe c'è eh, Vanity Fair che voleva fare un'intervista a Courtney Love proprio perché era incinta insomma voleva fare l'intervista quando la giornalista di Vanity Fair è arrivata a casa di Courtney lei gli ha aperto che era strafatta praticamente, quindi ha fatto questa intervista zzz, zzz, così. E poi aveva sigarette, mozziconi dappertutto, così. E quindi, eh, insomma, questo articolo che doveva essere un articolo bello: di oh mio Dio, nascerà la figlia di Kurt e Courtney. In realtà è diventato una denuncia a genitori deplorevoli che, eh, insomma, lei si drogava che era incinta, quindi loro due, tutti e due, tossicodipendenza e quindi effettivamente sì, Dimir, ci sta, ci sta a denunciare questa cosa. E quindi eh, sia Kurt e Courtney perdono la custodia della bambina, appena nasce perdono la custodia e quindi sono entrambi costretti a fare un percorso di disintossicazione e dovranno anche eh, subire diversi processi in tribunale però sarà che avranno i soldi e sono riusciti a prendersi gli avvocatoni, i sboroni comunque riescono a vincere tutte le cause e quindi in breve riusciranno a riprendere Francis con loro io spero che Francis stia bene. Attualmente ho visto che, eh, come vi dicevo prima, guardate, si è sposata con uno uguale a Kurt Cobain. Quindi, eh, boh, comunque mi, mi sembra in salute e eh, speriamo che non abbia avuto problemi eh, rispetto a questa cosa, che è veramente un miracolo. Eh, perché tirarsi giù l'eroina incinta, cioè considerate che non dovresti neanche bere un bicchiere di vino. Non dovresti bere niente, neanche fumarti una sigaretta, niente mentre sei incinta, perché già i problemi che possono nascere a un feto eh, spontaneamente sono tanti. Poi, se ci dai anche, come dire, il carico da 90, figuriamoci, figuriamoci una che, ti, che si fa di cocca e, scusate, anche di ero, cioè. Pesante la situa, molto pesante. Adesso vi parlo un po' dell'iter uh, del, del drughe, il viaggio del drughe. Allora, Kurt tra l'altro, la, la cocaina la proverà la prima volta nell'89, e per mesi la assume in modo saltuario anche con altre droghe. Cioè, lui prendeva cannabis, prendeva cocaina, prendeva calude. Non so cosa sia, non l'avevo mai sentito, il calude. con la Q, anzi, kaalude forse si legge calude, ca, cal, calude, ca, boh, e lsd, quindi cioè, proprio il cocktail no, 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 non mi basta mai, insomma. Insomma, uh, dopo un po', verso più o meno il 91, l'uso di eroina diventa cronico. Se notate, lui aumenta uh, l'uso della droga in, pa, a pari passo con l'aumentare del successo dei nirvana. Quindi sembra che proprio questo successo lo, lo mandi in stress, lo mandi fuori di testa e che non riesca comunque a tollerare questo successo, non riesca a sostenere questo successo, tant'è che comincerà a, a esibirsi anche totalmente fatto. Cioè ci riesce comunque, è bravissimo lo stesso, ma è, ha sempre le pupille a spillo, come dire, occhi a spillo. Quindi, più diventa famoso, più la band ha successo, più lui si droga. E eh, non so se è una cosa dovuta all'abuso, che quindi ovviamente cioè, più la prendi, più la prendi. E quindi è una coincidenza che è successa pari, pari passo. Ma secondo me è anche una, cioè non, è, non è del tutto una coincidenza. Calud è uno psicofarmaco che hanno ritirato perché faceva vedere i draghi blu. Ah, ecco, ne parlano in Wolf of Wall Street. Ok, ok, è una pillola narcotica poi tolta dal mercato perché dà effetti allucinogeni. Benissimo, ok, ho imparato una cosa nuova. Grazie per avermi dato questa informazione, non la conoscevo. Benissimo, non sono un'esperta di, di drughe, effettivamente. Comunque, lui, tra l'altro, a, fu a furia di iniettarsi della roba, a un certo punto avrà anche una flebite. Perché gli era rimasto un, un cacchierino di. un pirulino di, di cotone idrofilo nella, nel lago della siringa e quindi gli è andato in vena e ha avuto una flebite, che è una roba gravissima. Ehm, quindi. considerate che si faceva talmente tanto do eroina che lui spendeva 400 dollari al giorno di eroina. 400 dollari al giorno! Cioè. Come essere ricchi e usarlo malissimo. Proprio malissimo. Quanto fa incassare sta cosa? A me fa un sacco incassare perché era, era bello, era bravo, aveva il mondo ai suoi piedi e lui tutto quello che voleva era scappare, era fuggire. Cioè, forse, e dico forse, sarebbe stato più contento a fare lo scrittore, non lo so, il, 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 il pittore. Che magari non doveva salire sul palco a avere a che fare con, o non lo so, magari fare non diventare famoso, avere una vita eh, più, più, più tranquilla forse, non, non lo so. Più eremita, esatto, un eremita magari, diventare un hippie, non lo so. Ho, ho pensato a tante soluzioni perché secondo me. Per quanto uno pensi, che bello, sei famoso, hai il mondo ai tuoi piedi, quindi sicuramente sei felice. È come quando vi dicevo hai soldi, uguale, sei felice. Cioè, non è così, non è così. Tanta gente che magari non riesce a reggerla eh, la pressione del successo. Anche perché c'è da dire che ehm, lui cominciò a mollare. Con i nirvana infatti cominciò proprio a dare segni di non andava alle prove e pensavano un po' tutti che si sarebbero sciolti, infatti avevano l'ansia di sta cosa, poi purtroppo lui è morto, eh, però ha cominciato a mollare proprio nel momento in cui erano all'apice della carriera e secondo me ci potrebbe anche essere un'altra dinamica psicologica sotto, cioè oltre al come vi dicevo prima io impasto alla massa, impasto a, um, alla gente che non mi comprende anche il, la persona pretesa su se stessi, cioè l'aspettativa di dover eh, mantenere, come dire, un certo, un certo livello di, di successo e magari aveva paura del fallimento, può anche essere questo, anche se se non, non lo ha mai manifestato questo. Lui tra l'altro era talmente tanto a suo di eroina che avrebbe fatto qualunque cosa per avere la sostanza e ne comprava talmente tanta, cioè 400 euro al giorno il suo, suo spacciatore era super ricco, eh, a che alla certa lo spacciatore non ne aveva più a disposizione e quando lui non ne aveva più cominciava a fare dei, dei mix, prendeva metanfetamina, prendeva antidolorifici a base di ossicodone e, e insomma aveva delle crisi di astinenza veramente Violente, poi noi sappiamo che quando sei un tossicodipendente da eroina, non puoi non prendere l'eroina. Cioè, eh, ci sono delle persone che muoiono anche in crisi d'astinenza proprio perché il tuo fisico, non solo la tua testa, cioè non diventi solo dipendente a livello psicologico, ma è proprio il tuo corpo che ne ha bisogno per sopravvivere. Quindi arrivi ad una condizione tale per cui sei disposto a rubare, a uccidere per la sostanza perché se non la prendi muori. E hai dei dolori atroci. Quindi, raga, era finito in questo circolo devastante. Comunque, insomma, lui faceva anche dei cocktail di altre robe. Si prendeva anche lo speedball. Raga, che da quello che ho capito sono mix tra eroina e cocaina. Quindi, babam. E comincia a fare una prima disintossicazione all'inizio del 92. Lui comunque spesso prova a disintossicarsi, ma è una cosa che non porta mai a fine. Tra l'altro, a luglio del 93, lui gli fu salvata la vita. Da Kurt Love, o almeno questo è quello che si racconta, cioè nel 93, lui prima di salire sul palco uh, si, era, um, si era iniettato troppa roba, insomma era in, uh, in overdose e Kurt Love, al posto di chiamare l'ambulanza, ha deciso di iniettargli del Narcan, che è in principio attivo no, Naloxone. Adesso non so bene, adesso non conosco queste cose. Comunque l'aveva acquistato illegalmente, era un farmaco che lei aveva acquistato illegalmente, e gli diede questo. Farmaco che a quanto pare eh, serve per far riprendere le persone che sono in overdose. Poi gli dà un pugno fortissimo in petto così, pa! E lui rinviene, eh, quindi gli salva la vita e lui va a fare il concerto come niente fosse. Quindi considerate una botta di adrenalina in corpo, sì. Tanto, concerto che ha piaciuto tantissimo, e nessuno dubitava che lui stesse per morire un'ora prima, praticamente. Quindi, eh, è pulp fiction, ma tutto vero. Nel senso che la sua vita è veramente estrema, molto estrema. Loro hanno sfondato più che altro nel 91 eh, con Smells Like Teen Spirit, che abbiamo sentito mille volte. Ehm. Non, vedo, non, vedo, non vedo Anna, ma succederanno cose. Comunque. Loro diventeranno anche il, il gruppo rock più famoso, vanno in radio, vanno su MTV, vinsero addirittura gli MTV Video Music Awards con In Bloom, eh, siamo questo singolo, insomma, fanno, fanno l'incredibile e, e oltre, ma qui ci addentriamo nella musicologia, nella musicologia e io non sono il genio della storia della musica. Comunque, raga, ho appena scoperto che nel 91 c'era già MTV, io non lo sapevo. Non so a quanto è nata MTV, però mi ricordo che mi ha fatto molta compagnia durante le medie e poi a un certo punto è diventato altro. Adesso non so cosa facciano su MTV: fanno tipo catfish, fanno delle cose, fanno dei programmi, non fanno più tutto solo musica. Infatti mi manca un po' la vecchia MTV. Tutto sto casino perché i genitori hanno divorziato. Eh, infatti, uno dice: Sembra una cagata, no? Ma se tu sei un bambino già un po' problematico, nessuno si è preso cura di te e ti sei sentito abbandonato, quando la tua più grande paura al mondo è essere abbandonato. Cioè, insomma, ci sono delle cose che si incastrano perché il divorzio sia diventato veramente traumatico per questo, per questo soggetto, eh? Tra l'altro, il concetto di divorzio tornerà anche nei suoi testi, quindi è una cosa che lo ha traumatizzato e ce lo porta dietro. Comunque sia, ehm, vi dicevo, come vi dicevo prima, lui entra in questo loop di non essere compreso dal pubblico, quindi si droga sempre di più, fa l'eremita, là i mondi, eccetera, e avrà, diciamo, una, una, una prima overdose più grave, cioè una prima overdose in cui eh, finirà anche in ospedale. Cioè. Durante, diciamo, le, le sue ultime settimane di vita ha avuto mh, dei comportamenti molto, molto strani. Infatti, anche questo ha subito fatto pensare: Ok, vabbè, suicidio, non ci facciamo niente. Cosa fa? Mh, Praticamente lo avevano invitato a suonare al festival di Lollapalooza, che Lollapalooza è diventata la mia nuova parola preferita. Eh, insomma, questo festival nel 94 e gli avevano anche eh, offerto ben 8-9, adesso non ho capito bene se 8-9, milioni di dollari. Tra l'altro questo eh, contratto lo avevano offerto anche a Courtney Love. Che aveva declinato proprio per permettere a Kurt di. ai nirvana di, di parteciparvi. E invece, alla fine Kurt non ci vuole partecipare. Quindi dice no, non ci sono. Ma immaginatevi anche, cazzo! I, i poveri altri due dei Nirvana che erano all'apice del successo. Che stavano veramente guadagnando il mondo, avevano il mondo ai loro piedi. E si vedono il, il leader, il frontman, che appena hanno le, le, su le super offerte, i super contratti, dice no. Poi non si presenta più alle prove, poi comincia a dire che vuole lasciare il gruppo. Cioè. Io avrei voluto prendergli, non so, dar dargli delle carezze ad alta velocità, perché, cazzo, eh, non lo so, è frustrante questa cosa, veramente frustrante. Dave Grohl adesso è una delle band più famose al mondo, i Foo Fighters. Aspetta, Dave Grohl, però, non so, io sapevo che i membri erano lui, il suo miglior amico, Crist Novo Selic e... Chad. Ah, Dave è l'ultimo batterista. Ah, ok, 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 ok. Fatto sta che tra l'altro c'è cioè una cosa assurda: è che Carco Bane, l'ultima apparizione in pubblico prima di lasciare questo mondo, l'ha fatta su Rai 3 in Italia. L'ha fatta su Rai 3, eh, insieme ovviamente agli altri membri della band dei Nirvana il 23 febbraio del 94 durante la trasmissione. Tunnel: che Io non ho mai visto la trasmissione Tunnel. Qualcuno di voi conosce la trasmissione Tunnel? Tu te la ricordi? Lo conduceva allora a Serena Dandini. Vabbè, comunque, l'1 marzo, eh, lui, tra l'altro, dopo il suo ultimo tour, tra l'altro, aveva il tour europeo, ha suonato a Monaco, quindi era in Germania. A, casa, a Kurt vennero diagnosticate una bronchite e una laringite. Quindi stava male. E quindi il 2 marzo vola a Roma. Cioè, lui ha scelto di volare a Roma per prendersi una settimana di riposo e andrà a stare in una suite dell'Excelsior in via Veneto. Ora, qui le fonti si eh, contraddicono un pochino, perché da una parte ci sono i suoi amici eh, ci sono le persone che lo conoscono che dicono che lui non amava assolutamente andare negli hotel di lusso a lui piaceva stare nelle bettole gli piaceva eh, non, non era uno che spendeva i soldi per fare la bella vita, andava sempre in giro con lo maglione bucato era uno molto, molto saclone, cioè era uno molto la cazzo di cane, però aveva i soldi per l'eroina, per l'eroina sì Spendeva un sacco, però niente. Aveva questo stile di vita così, molto a cazzo di cane. E invece Courtney ha sempre sostenuto che lui amasse andare negli hotel di lusso. Questa cosa non lo sappiamo. Però fatto sta che si è scelto la suite all'Hotel Excelsior in via Veneto a Roma. Se siete da Roma, sicuramente l'avete visto. Quando lui si prese questa suite a Roma, lo raggiunsero anche Courtney e la bambina. E durante la notte. Uh, lui andò in overdose E qui c'è una spaccatura incredibile Tra come viene riportata questa notizia Perché si dice, almeno Courtney disse Che lui aveva ingerito 50 pasticche di roipnol Mischiate con lo champagne Peccato che uh, il medico, il signor Galetti che eh, ebbe in cura eh, Kurt dopo questa overdose, smentì completamente questa cosa. Disse: No, no, non aveva ingerito 50 pasticche, assolutamente aveva solo fatto dei mischioni. Che poi lo hanno portato in overdose perché chiaramente Courtney eh, riportò questo episodio come il suo uno dei suoi tentativi di suicidio. E qua ci sono molte persone che sostengono che sia stato effettivamente un tentato suicidio. Suicidio, e moltissime altre che invece dicono: No, no, è stato un incidente. Lui non voleva minimamente suicidarsi anche perché non era una persona che voleva suicidarsi. Kurt fu portato al policlinico Umberto I e lo salvarono per il rotto della cuffia. Gli fecero un cocktail di farmaci e riuscirono a salvarlo eh, da, da questa overdose. Lui rimase tra l'altro in coma farmacologico, una roba pesante, eh, ma veramente pesante. Però dopo qualche giorno si riprese. E questa cosa lei insomma l'ha sempre usata come guardate che. Guardate che si suicida, eh, si suicida, eh. Cioè Courtney è sempre stata così. Si, su, per me si suicida, adesso non si suicida, Se si suicida, si suicida. Molto, molto spesso. Tra l'altro. Insomma, una volta che eh, lui lascerà Roma e tornerà negli Stati Uniti, eh, diventerà sempre più eh, solitario, sempre più eremita, si chiudeva da solo eh, in casa a drogarsi tutto il tempo e sostanzialmente con Courtney le cose diventavano sempre più tese, cioè il loro rapporto era diventato super conflittuale. Eh, loro litigavano per qualunque cosa e arrivavano anche spesso alle mani. Tra l'altro, è successa una cosa particolare, ovvero il 18 Marzo. Qui sono veramente gli ultimi, le ultime settimane di vita di Kurt, eh, quindi eh, sono mh, importanti anche per capire poi dopo la dinamica della morte, perché il 18 marzo, Kurtney, lui muore il 5 di aprile, quindi erano tre settimane prima. Telefonò la polizia perché temeva, disse la polizia, guarda che secondo me mio marito si sta per suicidare, si è chiuso a, a chiave in una stanza ed è armato con una pistola. Quindi si sta per suicidare, venite subito a aiutarmi. Comunque la polizia arriva, confisca uh, le armi e, uh, e Kurt aveva anche una bottiglia di pillole, probabilmente sempre Roy, no, non so bene perché lui di solito o, è, o era ecstasy, non, non lo so. Comunque, gli confisca delle pillole e lui immediatamente dice che quelle pillole non sono sue, ma che sono di Courtney. E dice anche che assolutamente non stava tentando il suicidio: lui si era chiuso in quella stanza perché voleva fuggire da sua moglie. E lui, per quanto questa cosa sia stata poco riportata dai media, ehm, soprattutto dopo la sua morte, lui, sua moglie, l'aveva cominciata a odiare pesantemente. Ma la odiava parecchio. E ha sempre detto che voleva scappare da lei. Tra l'altro, ci sarà anche il suo migliore amico che dirà, non ho neanche capito perché se l'è sposata, perché comunque era una relazione che non stava in piedi. E... Ragazzi, <ride> siete belli incassati, vi vedo già belli incassati, perfetto. Polizia, si sta suicidando mio marito, venite presto. Cioè, capito, lui non aveva dato segni di volersi suicidare chiuso in quella stanza, però guarda caso Courtney aveva cominciato a droppare questa idea del suicidio molto troppo spesso. E tutto all'improvviso, cioè si vuole suicidare, si vuole suicidare, si vuole suicidare. Cioè, e poi alla fine si suicida. Kerten era la nostra Damos. O forse lui dava davvero segni di volersi suicidare? Non lo sappiamo. Comunque, ehm, andiamo avanti, così capiremo un po' meglio. Comunque mi piace troppo quando lo hanno. Se è arrivata la polizia e lui, tipo, ma io volevo solo fuggire da mia moglie. No, oh, vabbè. Comunque, dopo qualche giorno, Kurt accetta di sottoporsi a un programma di disintossicazione. E quindi non mi sembra uno che vuole morire, uno che addirittura accetta di sottoporsi a un programma di dis disintossicazione. Cioè, vuol dire che la speranza ancora c'è in un modo o nell'altro. Comunque, eh, il 30 marzo, quindi, si ricovera all'Exodus Medical Center di Los Angeles e avvia questo percorso. Di disintossicazione lo avvia per un giorno. Lui resiste dentro la clinica per un giorno perché praticamente il primo aprile, eh, una delle tate di Francis, che è questa povera bambina, che adesso è una ragazza che ha la mia età, eh, è stata cresciuta non dai genitori. Cioè, Io credo che i genitori li abbia visti veramente pochissimo. Il padre è morto che lei era piccolissima, ma penso anche la madre non l'abbia vista molto perché era sempre in giro a fare delle tournée. Poi tossicodipendente e tutto il resto. Era piena di tate, aveva un sacco. Di, di dade, di tate, di cose che si prendevano cura di lei. Per cui, eh, insomma, quel primo aprile una delle tate gli portò la bambina per fare una visita, quindi lui interagì un pochino con Francis, stette con lei un'oretta e poi quella stessa notte uscì dal, dall'edificio per fumarsi una sigaretta. Era lì da solo, fuori dalla clinica a fumarsi questa sigaretta così, guarda il muro. È alto due metri e dice: Vabbè, io scappo, io scappo. E quindi ha scavalcato il muro, ha preso un taxi, si fa portare in aeroporto e prende un aereo per Seattle perché loro avevano la casa coniugale a Seattle, quindi lui fugge. Non si aspettava a nessuno questa cosa, lui è proprio fuggito. Quindi vedete che anche questi atteggiamenti fanno pensare che effettivamente lui ehm, stesse un attimo svalvolando. E insomma, la mattina seguente lui, tra l'altro, va nella sua casa di Seattle e viene visto da parecchi testimoni, tra cui anche ehm... Michael si chiamava, si adesso mi torna in mente la, il, suo, il suo soprannome dopo quando lo trovo, ve lo dico comunque c'era un, un ex fidanzato nonché molto amico di Courtney che rimaneva a vivere nella loro casa coniugale mentre loro facevano i concerti in giro per il mondo e stava un po' con la bambina, un po' badava la casa comunque viveva lì con la sua fidanzata praticamente a casa loro quindi è stato visto anche da lui è stato visto da, da parecchi testimoni che girava per Shuttle però la cosa assurda è che che nessuno dei suoi parenti sapeva dove fosse. Quindi, nessuno sapeva che fosse scomparso, i suoi parenti non sapevano dove fosse, così. A un certo punto, insomma, Courtney comincia a chiamare eh, nella clinica per farsi passare Kurt, ma almeno per quello che racconta Courtney, pare che questa clinica gli chiudesse sempre il telefono in faccia. Cioè, lei ha chiamato tipo 13 volte alla clinica e gli chiudevano in faccia la cornetta del telefono. Poi anche qui... Chissà se è vero oppure no. Fatto sta che uh, Kurt Neilove era in quel momento impegnata anche lei nel suo tour uh, a fare concerti con uh, le Hall. Quindi, non riuscendo a entrare in contatto con Kurt ed essendo lei molto preoccupata. Per Kurt, ma poi vedremo che la preoccupazione di Kurtney più che altro era che lui volesse divorziare da lei e che magari lui avesse già intralazzato un'altra relazione. Comunque insomma non riesce a entrare in contatto con lui. E quindi, eh, il giorno di Pasqua, il 3 aprile era il giorno di Pasqua, comincia a chiamare diversi investigatori privati. però anche il giorno di Pasqua sono tutti chiusi. E quindi l'unico che gli risponde è Tom Grant, che sarà eh, una figura importantissima. Per le indagini appunto su questo strano suicidio, perché se non fosse stato per Tom Grant sarebbe tutto molto tranquillamente concluso come suicidio sicuro e comprovato ed è stato lui a trovare tutte le incongruenze. Comunque, inizialmente è stato ingaggiato da Courtney Love, quindi lui lavorava per Courtney è stato ingaggiato perché lei non trovava il marito e quindi voleva scoprire dove fosse il marito che era scomparso e tutto il resto. E eh, Tom Grant racconta, tra l'altro c'è un documentario eh, di Crime più Investigation che racconta tutte le indagini di Tom Grant che ve lo consiglio se siete interessati a questa vicenda perché ci sono veramente delle cose very creepy. E c'è tutta la sua intervista in cui racconta tutti gli indizi che ha trovato, tutte le ricerche che ha fatto, e racconta anche quando è andato la prima volta a incontrare Courtney nella stanza d'hotel. Praticamente lui dice che ehm, lei gli ha aperto la porta, era praticamente nuda nel senso che aveva un baby doll semitrasparente, quindi si vedeva tutto sostanzialmente, e poi era tutta molto. Molto drugheda, quindi eh, tutta molto sciale, molto... Eh. E la prima cosa che dirà è: se ne parlate alla stampa vi faccio causa bastardi. Questa è la prima cosa che ha detto all'investigatore, quindi perfetto, perché era andato con un collega, quindi erano in due. Quindi lui rimane un attimo così, però comunque a seconda, chiaramente è una cliente, quindi a seconda. Lei dirà all'investigatore che il marito è scappato dalla clinica psichiatrica, insomma dalla clinica di ehm, disintossicazione, e che nessuno lo ha più visto e che ha chiamato la banca perché gli avevano rubato la carta di credito a lui. Insomma, avranno una carta di credito a quanto pare eh, insieme, perché se no non avrebbe potuto bloccarla lei, credo. Comunque, lei gli fa bloccare la carta di credito dalla banca. E a questo punto l'investigatore gli chiede: Ok, ma come fai a sapere che gliel'hanno rubata? E lei fa: Ah. Non lo so, era una bugia, l'ho detto solo perché così lui non, poste, non potesse più comprare niente Ok Courtney, a posto, cioè scompare tuo marito, non sai dove è finito e tu la prima cosa che fai è bloccargli la carta di credito Non mi sembra un atteggiamento da persona molto preoccupata, però ok poi, tra l'altro, eh, aggiungerà anche in tono abbastanza dispregiativo, eh, quando gli chiede ma dove può essere andato, secondo te, eccetera. E in tono dispregiativo dice proprio: Ma lui non sa fare niente, non capisci, quello lì non sa nemmeno prendere un fottuto taxi se non ha nessuno che lo accompagna. Cioè, quindi. Era abbastanza velenosa anche nei confronti di, di Kurt. Sì, è abbastanza imbarazzante come personaggio lei... Tra l'altro era sempre, sempre, sempre strafatta. Cioè diceva eh, nell'intervista Tom che non aveva quasi mai, non era quasi mai riuscito a interagire con Kurt nei da, da sobria, da lucida. E quindi questa cosa, insomma, l'ho lasciato un po'... Mm. Poi era sempre molto strafottente, risponde di merda, usa parolacce, sta là in mutande, sbragata, sempre rovesciata, c'è cioè una spacciatrice che entra nella stanza d'hotel, gliela prende, no, oh, lei è la mia spalciatrice, non si mi dà la droga, cioè capito, lei è proprio così, così, che fotte sega. Tra l'altro uh, hanno anche indagato su lui almeno Tom ha indagato sul perché eh, la cara Courtney non, non sia mai andata a, a Seattle lei in persona a cercare Kurt visto che comunque ha assunto un investigatore privato e lei era sempre chiusa in albergo a farsi perché lei diceva che aveva degli affari, la dove era, che doveva fare questa tour, questo, questo, questa tournée, però in realtà aveva molti giorni liberi, soprattutto nel periodo di Pasqua, in cui non aveva niente da fare. E anche la sua avvocata Rosemary, di cui parleremo più tardi, confermerà questa cosa, che lei non aveva nessun appuntamento, nessun impegno, quindi questa... È strano che non sia andata lei di persona a cercare uh, Kurt, non c'aveva voglia, può essere che non c'aveva voglia, può essere che preferiva stare lì in albergo e a mandare qualcun altro e pagarlo e basta. Che cosa dirà uh, Kourtney? Che lei è parecchio preoccupata perché sa che Kurt ha un fucile. Perché aveva recentemente acquistato un fucile. E quindi lei continuerà a ripetere a Tom, l'investigatore privato, continuerà a dire: Secondo me sta per succedere qualcosa di orribile. Secondo me lui si suicida. Adesso si suicida, eh. Si suicida. Me lo sento, me lo sento che si suicida. C'ha anche un fucile. C'ha un fucile, si suicida col fucile. Guarda, Nostradamus. Nostradamus è proprio suicidato col fucile alla fine. Cioè, lei lo sapeva anche prima che succedesse. E ci sono le registrazioni eh, di questo, cioè non è eh, Tom che dà aria alla bocca e racconta la sua versione, lui ha registrato tutto. Quindi ci sono proprio gli audio in questo documentario si vede tutto. Lei eh, tra l'altro quando parlerà delle tendenze suicide di Kurt agli, agli investigatori privati, ripeterà diverse cose per rafforzare questa sua teoria, cioè non solo continua a dire per me succede qualcosa, per me si spara col fucile. Comincia a dire "Eh, ma anche a Roma ha tentato il suicidio", quando in realtà i media non avevano fatto passare la notizia come suicidio, ma l'avevano fatta passare come un overdose eh, per errore, che tra l'altro è stato anche confermato dal medico che era un overdose per errore. Lei invece qui comincia a parlare di tentato suicidio. A Roma non l'abbiamo detto a nessuno, la stampa non lo deve sapere, ma lui ha tentato un primo suicidio. Tra l'altro anche tutti gli amici di Kurt dicono: No, no, a Roma non ha tentato il suicidio, lo sappiamo tutti, lo sanno tutti. È lei che ha tirato fuori eh, questa storia poi dopo. Poi dirà anche... Che il bisnonno, cioè nel senso dice anche eh, ma poi ce l'ha nella genetica perché ha dei parenti che si sono suicidati. Tra l'altro ehm, uno addirittura con un'arma da fuoco. Allora, in eh, almeno da quello che eh, ha scoperto eh, Tom eh, l'investigatore Tom che non mi ricordo mai il cognome, Grant, Tom Grant. Eh, quello che ha scoperto Tom Grant in realtà si sono uccisi effettivamente suo zio e il suo bisnonno di Kurt Ma non si sono suicidati, si sono mh, suicidati per sbaglio Cioè nel senso che uno è, è russolato giù e quindi è morto per una caduta E all'altro era praticamente ubriaco, era un po' così gli è partito un colpo di pistola e eh, è morto così. Ma non era un suicidio, sono entrambi stati incidenti. Però lei ha voluto puntare no, su questa cosa del. Vedi c'è anche la genetica del suicidio, eccetera. Poi chiaramente, considerato anche i testi, i diari, il fatto che lui molto spesso diceva che voleva lasciare questo mondo, che voleva morire, che non ne poteva più, che eh, molte, molte volte lo diceva legato al suo male cronico, perché lui ha questo dolore cronico a, allo stomaco che lo portava ad impazzire, quindi una certa diceva, guarda, io mi auguro di morire perché non riesco più a tollerare questo dolore. E eh, da una parte c'è anche da dire che il suo voler lasciare questo mondo era tante volte anche figurativo, cioè lui lasciava questo mondo quando si faceva di eroina, lasciava questo mondo ogni volta che... Abbandonava la realtà per il sogno, abbandonava la realtà per l'oltre, per la, il mondo immaginifico della sua mente e delle visioni che gli dava la droga. Quindi, mm, sì, aveva dei pensieri oscuri, pensava alla morte e tutto il resto. Magari, come dire. Mm, Magari si è anche suicidato lui, eh? Cioè, nel senso, tutte queste cose ci possono stare. Però, adesso vi dico altre, eh, altri particolari. Lei a un certo punto chiamerà la banca anche per sapere se ci sono stati dei movimenti sul conto di Kurt. E la banca le rivelerà che effettivamente c'è stato un acquisto. Lui ha comprato due biglietti aerei. E qui... Courtney impazzisce, impazzisce, comincia a entrare in paranoia e dice: eh, Cominciava a dire al, all'investigatore perché due biglietti non un uno? Perché due biglietti non un uno? Perché è già con un'altra, è già con un'altra. E gli chiedono: Ma ti ha, ti ha tradito altre volte? E lei dice: Sì, mi ha tradita, penso, non ne sono sicura. Mi ha tradita, cioè era in vera paranoia, era in mega gelosia per quanto riguardava Kurt, perché temeva tantissimo che lui volesse divorziare da lei e che si facesse una vita con un'altra donna. Eh, lei a un certo punto dirà anche testuali parole all'investigatore, c'è cioè la registrazione, tra l'altro quindi queste parole si sentono. E c'è lei che dice, ah, se dovessimo arrivare al divorzio e lui mettesse su una battaglia legale per la custodia della bambina, tanto vincerei sicuramente io, considerata la situazione. Però il problema vero per Courtney, che è quello che poi potrebbe anche essere individuato come il movente, se vogliamo considerarlo un omicidio. Adesso non lo possiamo considerare un omicidio, perché ancora non ci sono mh, le prove, soprattutto non ci sono le prove su di lei in particolare. Però, eh, ovviamente guardatevi anche il documentario. Perché io cerco di tenermi un attimino più. Ehm, come dire, diplomatica, ma lì ci mangio peso, eh, lì ci mangio peso. E eh, infatti, Courtney ha fatto, ha fatto causa, ovviamente, questo documentario ha cercato di farlo sparire in tutti i modi. Però è lì dal 2017, quindi immagino. Quindi maschilicidio? <ride> boh, in questo caso, forse. Sempre se l'ha uccisa una donna, eh. Perché adesso vediamo che sicuramente non è stata Courtney materialmente, perché lei era altrove, quindi non può essere stata lei l'assassino materiale. Ecco. Comunque qual era, quale poteva essere il movente di Courtney. Loro avevano la separazione dei beni. Quindi, se lui avesse chiesto il divorzio, a lei non sarebbe andata una cippa di niente. Però io mi chiedo anche una cosa: lei era famosa. Non dico quanto lui, ma quasi, cioè era comunque anche lei ballonata di soldi. Aveva dei contratti da milioni di dollari. Quindi non capisco um, perché questo attaccamento. Però lo sappiamo: che più soldi hai, più soldi vuoi. E tante volte succede che non, non ti bastano mai. Però, eh, quindi cosa sarebbe successo? Se lui avesse divorziato, l'avrebbe avrebbe perso tutto. Se invece lui fosse morto, lei avrebbe ereditato tutto, cosa che è appunto successa. Quindi, mh, questo potrebbe essere un movente. Potrebbe essere un movente. E ancora si accolla pure sui diritti degli inediti. Ecco, perché a parte ereditare il, il patrimonio che aveva Kurt, erano le royalty future a, a, a fruttare parecchio. Quindi, diciamo, questo può essere considerato un movente. Comunque lei dirà anche io il divorzio lo accetto solo se lo colgo a tradirmi in flagrante altrimenti no comunque lei era veramente infissa con questo tradimento era, era una cosa che tra l'altro fomentava moltissime liti tra di loro anche il loro rapporto tossico eh, si basava anche molto su, su questa sua paranoia di essere tradita lei tra l'altro era convinta e io mi chiedo come cazzo fai a continuare a suonare con eh, i membri, anzi le membre, non sono la femminile, le, le tue compagne di, di band Se sei convinta che lui si sia ripassato tutte le tue compagne di band Cioè lei era fissata che lui l'avesse tradita con la bassista delle Hall Oppure con la loro spacciatrice quindi proprio in fissa, ma però con queste persone lei continuava a lavorarci, averci rapporti, amicizie e tutto il resto. Cioè vivevano due vite separate soprattutto eh, dal, dal, da dopo il matrimonio, cioè erano sempre in tournée tutti e due, si vedevano raramente, non stavano mai insieme, quando stavano insieme litigavano di brutto e si menavano. Secondo me non è nemmeno così improbabile che ci fossero stati dei tradimenti. Courtney, secondo me, era una top istrionica, anche perché o forse anche un po' border anche lei, perché lei aveva una grande tattica per attirare l'attenzione delle persone. Lei fingeva ricoveri in ospedale, fingeva overdose quando non ne aveva, eh, fingeva di stare male. Lei per attirare l'attenzione fingeva di stare male e quindi ha cercato tra l'altro di attirare l'attenzione di Kurt in quel periodo, che poi non si capisce se era tutta una costruzione o meno. Facendo finta di aver avuto un'overdose. Tra l'altro lo dirà anche al suo investigatore: e gli dirà: Adesso io dichiaro una falsità alla stampa. Dico che ho avuto un'overdose e che sono stata ricoverata in ospedale. Così la notizia arriva a Kurt, così Kurt si preoccupa per me e magari mi richiama. Questa era la sua metodologia, lei lo diceva così tranquillamente al suo investigatore, senza vergognarsi neanche un po', tra l'altro. Quindi, raga, questo è un classico atteggiamento istrionico, ma lui non le rispondeva perché in realtà eh, lui stava scappando da lei, cioè lui voleva divorziare e gliel'aveva anche già detto che voleva divorziare. Eh. Eh, lei faceva finta un po' di non saperlo, poi un po' l'ha detto a Tom, dopo, dopo diverso tempo gliel'ha detto, però eh, aveva parecchio. Che ha paura di questo divorzio perché poi è venuto fuori che lui in realtà era bello convinto di voler divorziare da lei e non si faceva trovare da lei perché non voleva avere rapporti con lei in quel momento. Quindi anche questa situazione fa drizzare le antenne, insomma. Tra l'altro, eh, Courtney ha anche detto: Guarda, adesso in scena ho anche un tentato suicidio, così eh, tutti sapranno. Magari, magari faccio anche sembrare che sono morta veramente. No? Poi ti immagini che successo avrà il mio album? Tanto deve uscire tra una settimana l'album, no? Metti che mi suicido. Sai che successo avrà l'album se tutti sanno che mi sono suicidata? Ma io faccio finta. Una pazza. Una pazza scocciata. Vabbè. Fatto sta che Kurtney a un certo punto si decide a fare questa denuncia e denuncerà la scomparsa di Kurt. Ma non lo fa a nome suo! Se questa fa dei pastrocchi in continuazione. Lo fa a nome della madre di Kurt. Perché dice: Ah, se lo faccio a nome della madre di Kurt mi prendono sul serio, perché se lo faccio io non mi prendono sul serio. Non ti prendono sul serio? Forse perché tante volte Kurt è scappato da te e non si voleva far trovare da te? Forse è questa la, 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 la cosa sotto? Mm. Comunque, gli investigatori cominciano a cercarlo a Seattle e andranno eh, tra l'altro prima in tutti i vari hotel perché Curtin gli aveva detto "Ah, sicuramente lui si è rifugiato in qualche hotel con un nome falso", e quindi lo cercano negli hotel, ma ovviamente non c'era e loro continuano a dire "Oi, ma possiamo andare a controllare a casa vostra, nella casa coniugale a Seattle" e lei si opponeva. Nei primi giorni si opponeva e diceva no no non ci andate perché lì non serve tanto lì c'è Cali ecco Cali si chiamava Michael eh, il tizio che era il suo ex e anche il suo grande amico che abitava a casa loro a Seattle sia per gestire la casa sia per badare anche alla bambina tanto sta bambina veramente bollata a un sacco di persone, alle tate, agli amici, alle poraccia e dice no ma tanto lì ci vive Cali eh, quindi sicuramente se dovesse tornare in quella casa lì poi Cali me lo direbbe e quindi non li fa andare però una certa insistono e quindi riusciranno anche ad andare a, alla loro casa coniugale a Seattle casa nella quale poi troveranno il suo cadavere giorni dopo il, il 7 di aprile troveranno il suo cadavere loro erano andati lì il 5 di aprile e probabilmente anche il 6 di aprile, quando lui era già morto, ma lui era morto nella serra. E quando loro andranno a controllare la casa, non andranno nella serra. E questa cosa, nessuno gli aveva detto di controllare nella serra, nessuno ha guardato nella serra e quindi non hanno mai trovato il corpo. E anche questa cosa suona un po' strana proprio perché... Eh, quando gli investigatori andranno a Seattle a fare insomma interrogare anche le persone, a vedere se l'avevano visto e tutto il resto, lui si farà accompagnare, questo investigatore, dal migliore amico di, ehm, di Kurt, tale Dylan, Dylan Carlson. Che eh, sarà tra l'altro l'unico a poter parlare con Courtney. Perché a un certo punto Courtney, che era rimasta all'estero, parlava soltanto con Dylan. Non voleva parlare con Tom direttamente. Quindi faceva queste telefonate con Dylan. E poi Dylan riportava quello che lei gli diceva al telefono all'investigatore. Che già questa cosa straniva l'investigatore, però lui l'ha sempre un po' assecondata. No, guarda, Kali era un maschio, Kali era il soprannome di Michael, lui si chiamava Michael e lo chiamavano. Cali, come, eh, come soprannome. Ed era quello che appunto viveva nella loro casa quando loro non c'erano. Ma in realtà forse viveva sempre lì con loro. Avevano questa casa gigantesca, quindi c'era spazio: c'era spazio sia per lui che per la sua morosa. Quindi c'era eh, anche la sua ragazza lì in casa. Dylan parlerà con Tom, inizialmente, con l'investigatore, e dirà che Kurt non aveva nessunissima intenzione di suicidarsi. Che secondo lui quello che diceva Kurt Ney era fuori dai coppi perché non aveva visto delle tendenze suicide su Kurt. E su questo raga, io tutte le interviste che ho visto, non ce n'è una che becca in quell'altra, cioè il migliore amico che dice no, non si sarebbe mai suicidato, era una persona piena di, ehm, di rabbia, ma non era uno che voleva suicidarsi. Altri che invece dicono no, no, ma era prevedibile perché è sempre stato un depresso, ha sempre detto di volersi togliere la vita. Quindi raga, qua, sulle tendenze suicide, io. Alzo le mani perché veramente tutti dicono il contrario di tutti. E eh, quello che possiamo effettivamente sapere è che sui suoi diari e neanche nei suoi testi delle canzoni c'erano eh, diversi mh, riferimenti insomma al suicidio e alla morte. Quindi in caso, è una castata. Mi è piaciuta quella ricostruzione. Ma perché poi, dopo la sua morte, i media hanno preso come fonte unica Courtney uh, e basta. Quindi hanno riportato la versione di Courtney. E quella è diventata storia, praticamente. Finché appunto non è uscito questo documentario che ha uh, fatto proprio ad hoc, questo investigatore privato, che ha portato avanti le indagini da solo, senza più appoggiare Courtney. Uh, Comunque Dylan parlerà anche a Tom del rapporto orribile che avevano i coniugi, cioè nel senso dirà che non aveva neanche capito perché Kurt l'avesse sposata, perché comunque dall'inizio della loro relazione sono sempre stati molto burrascosi, è stata una, una relazione molto violenta, molto tossica, litigavano di continuo su qualunque cosa, anche prima di sposarsi, forse si sono sposati perché lei è rimasta incinta, eh, perché lei comunque rimane incinta prima che loro si sposino, forse per questo. E comunque a, a dire del suo migliore amico Kurt non ha mai sopportato sua moglie, mentre sembrava dall'esterno la coppia meravigliosa, super innamorata e tutto il resto. Comunque, eh, anche qua, quando gli chiederanno: Ma l'episodio a Roma è stato un tentato suicidio? Anche lui, anche Dylan dirà: No, 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 assolutamente no, lo dice solo Kurt. Neanche è stato un tentato suicidio. Um... Bene, adesso veniamo alla storia del fucile Perché la storia del fucile è complicata Allora, pare che prima, anzi il giorno stesso se Il giorno prima se non il giorno stesso di ricoverarsi nella clinica il 30 marzo Kurt avesse acquistato insieme al suo miglior amico Dylan un fucile a pompa Prima di ricoverarsi per farsi disintossicare, e non dice: Ma che cazzo compri un fucile a pompa? Tra l'altro, lui non la poteva nemmeno intestare a se stesso, sto fucile, perché gli avevano eh, impedito di tenere delle armi, perché le, la polizia gli aveva sequestrato tutte le armi, gli aveva impedito di tenere le armi. Proprio dopo la denuncia di Courtney, che lui aveva le armi e voleva suicidarsi, quindi gli avevano tolto tutte le armi. Per cui questa arma se la intesterà Dylan, la compra Dylan, se la intesta lui e poi. La dà a Kurt. E quindi Kurt, per questo che aveva un fucile, e Kurt ne sapeva che lui aveva questo fucile. Ed è assurdo, assurdo. Che bravo amico, tra l'altro. E Dylan dirà, ma io gliel'ho comprato, sto fucile. Se sapevo, tra l'altro lui dice, se sapevo che lui avesse avuto delle tendenze suicide, mai gli avrei comprato un fucile. Cioè io mica lo odio, non gli avrei mai regalato un fucile eh, se, se era a rischio suicidio. Proprio perché ero certo che non lo fosse, eh, l'ho comprato. E poi lo ha comprato perché poco prima c'era stata una rapina a casa loro, a Seattle, e quindi l'avevano preso per difesa, insomma, lui aveva detto che ne aveva bisogno per difesa, vabbè. Il 7 aprile, Courtney eh, manderà gli investigatori a casa, a Seattle appunto, a cercare questo fucile. E loro dovevano cercare questo fucile, vanno in casa e non lo trovano, certo, perché in realtà era già... Eh, su, sulla scena del crimine nella serra dove loro non entreranno e dice ma lo troverete dentro un armadio sicuramente l'ha messo dentro l'armadio cercate questo fucile questo fucile non lo trovano da nessuna parte trovano però una lettera una lettera eh, scritta da Cali sulle scale di, di, di casa Cali Michael quello che stava a casa loro e questa lettera recita Kurt, non posso credere che tu sia stato qui senza dirmi niente. Sei stato stronzo a non chiamare Kourtney, almeno per farle sapere che stavi bene. È davvero in pena, Kurt. E stamattina ha avuto un altro incidente. È stata di nuovo in ospedale. Falso. Lei è tua moglie, ti ama, cerca di contattarla per farle sapere che stai bene se non vuoi vederla morire. Questa lettera, a parte che è stata scritta sicuramente dopo la morte di Kurt e Kurt, ricordiamoci che era lì nella serra, quindi poco lontano da dove è stata lasciata la lettera, è un po', la sentite come un po' macchinosa? Ehm è... È una lettera che, non lo so, sembra proprio finta. È, è, è cioè, non è solo una mia impressione perché è l'impressione che hanno avuto anche gli investigatori. Leggendo questa lettera sembrava quasi che eh, ci fosse Courtney che gli diceva cosa scrivere e lui l'avesse scritta. Non l'ha scritta Courtney, ma è probabile, si pensa, che l'abbia dettata Courtney perché la calligrafia era quella di Cali e Courtney era dall'altra parte del mondo, quindi non avrebbe potuto scriverla lei, ma eh, l'ha scritta sicuramente il suo amico ehm, e secondo me comunque sembra abbastanza dettata proprio da che... e questa qui sembra una sorta di tentata costruzione di un alibi Cioè sembrava proprio il guarda che ha preoccupato guarda che è in pena per te è eh, scritta quando lui in realtà era già morto bah. che cosa succede il corpo scusatemi prima ho detto 7 aprile in realtà l'8 aprile viene trovato il suo corpo verrà ritrovato l'8 aprile del 94 e viene ritrovato uh, da un elettricista, che tra l'altro è stato parecchio scosso da questa, uh, da questa scena, perché uh, questo elettricista era stato ingaggiato, si chiamava Gary Smith, ed era stato ingaggiato per installare illuminazione di sicurezza, quindi uh, quelle luci che um, al movimento si accendono. Il fatto sta che l'elettricista guarda, perché lì c'era una, una porta, uh, era in legno questa porta, però aveva... Le, la vetrata tipo con una griglia legno vetri ok quindi si poteva vedere attraverso la vetrata lui guarda attraverso la vetrata del portone e vede un corpo steso a terra per cui eh, insomma inizialmente pensa che sia un manichino perché sembrava un manichino poi entra e non vedendo subito delle ferite evidenti ma vedendo lacci emostatici droga eccetera ha pensato lale eh, e drughe che è collassato qua. Aveva pensato che si fosse addormentato. Poi vede che gli esce del sangue dall'orecchio. A quel punto eh, si impanica e chiama le forze dell'ordine. Eh, quindi, insomma aveva, non aveva delle ferite così evidenti, questo sarà più importante quando parleremo un attimo dopo. Accanto al suo corpo c'era il famoso fucile a pompa, quello che appunto Kurt ne diceva, cercate quel fucile, gli dovete togliere quel fucile perché si ammazza con quel fucile, eh, si ammazza con quel fucile. Tac, c'aveva proprio il fucile lì. Tra l'altro quando arriverà la polizia sulla scena del crimine non tratterà la scena del crimine come un possibile omicidio danno immediatamente per scontato che sia un suicidio anche perché c'era il fucile lui lo, lo aveva ancora tra le mani questo fucile poi dopo vedremo bene come uh, c'era la droga dappertutto l'era un drugè tossicodipendente e quindi immediatamente dichiarano alla stampa che si tratta di suicidio tra l'altro questo comportamento non è per niente professionale perché le forze dell'ordine la polizia quando interviene su una scena del crimine, prima di, di rilasciare una dichiarazione alla stampa rispetto alla natura del crimine, deve aspettare che il medico legale analizzi la... il tutto. E invece non hanno aspettato, hanno subito detto: È suicidio. Quindi caso chiuso, è suicidio caso chiuso, non ho voluto chiudere bello in fretta. Quindi abbiamo visto che, non, non solo in Italia, insomma, non solo in Italia, tutto il mondo è paese. E eh, quando trovano una cosa che sembra proprio suicidio, è suicidio. E va bene così, caso chiuso. Pusta un bel po' questa storia. Io spero veramente che eh, ricomincino a fare le indagini come, come dicono. Come fai a spararti da solo con un fucile a pompa e averlo ancora vicino? Brava, bella domanda, bravissimo. Infatti ci sono delle cose che non tornano. A parte che i media avevano detto che lui si fosse barricato nella serra perché eh, dal verbale della polizia diceva che lui era chiuso a chiave dentro la serra e che ci fosse addirittura uno sgabello a bloccare eh, l'entrata. Peccato che questo sgabello non si capisce bene dove fosse e eh, non era scritto che stesse a bloccare l'entrata. Le ma era scritto che era in prossimità del portone. Quindi non è detto che fosse lì a bloccare l'entrata. E poi questa cosa che era chiuso dentro a chiave non aveva senso perché la porta della serra era una di quelle porte che avevano la chiusura sia esterna che. cioè non aveva la serratura, aveva una specie di. Mh, di cosa che lo puoi chiudere a chiave sia da fuori che da dentro? Cioè non, non era bloccabile da dentro. Le impronte non trovate sull'arma? Eh, certo lei l'ha fusa, l'arma, la fusa subito, la fatta sparire subito. Perché chiaramente, adesso vedremo, è considerato che era suicidio, quindi facciamo sparire tutto subito. Con altre cose che non tornano, oltre allo sgabello e alla serratura. È il fatto che se abbiamo visto, vi ricordate la, la sparatoria alla Columbine, il massacro della Columbine? Vi ricordate come è morto uh, Eric? Cioè lui si è sparato con un fucile a pompa. Quindi stesso tipo di fucile con il quale si è sparato Kurt. Ora sappiamo... Che all'attentatore um, della, della Columbine è esplosa completamente la testa Perché succede questo se ti spari con un fucile a pompa Lui invece non aveva assolutamente uh, la... Cioè aveva il foro del proiettile e basta Nonostante i media avessero diffuso una fake news Perché i media dicevano era irriconoscibile hanno dovuto verificare dalle impronte digitali. Vero mai perché sia l'elettricista sia i vigili del fuoco che, che sono intervenuti hanno e anche alcuni poliziotti che hanno intervistato hanno confermato e riconfermato che non era assolutamente sfigurato anzi c'era il foro della, della, del proiettile e basta. Quindi è impossibile che tu ti possa essere sparato con un fucile a pompa a distanza ravvicinata con le mani così e... Il tuo viso rimane integro, è proprio impossibile. Per di più aveva una um, posizione del fucile che non aveva tanto senso, cioè uh, questo fucile lui ce l'aveva, lui era sdraiato a terra e secondo la ricostruzione della polizia si è sparato da seduto. E poi ovviamente il corpo è andato indietro e quindi il fucile è stato trovato rivolto verso l'alto, quindi eh, col grilletto verso l'alto, ehm, e lui ce l'aveva tra le gambe e lo teneva stretto con una mano in rigor mortis, quindi aveva avuto uno spasmo post mortem e l'aveva tenuto per la canna del fucile. Quindi sembrava che in tutto e per tutto lui si fosse sparato tenendo il fucile così e premendo il grilletto col pollice in questo modo. A parte che il fucile ti si sarebbe sparato altrove. Ma comunque non ha senso perché se lui si fosse sparato col fucile rivolto verso l'alto, il bossolo della, del proiettile sarebbe dovuto cadere. Eh, a destra. Mentre il bossolo è stato trovato a sinistra, quindi per forza lui si deve, cioè o chi gli ha sparato o se si è sparato da solo, per forza il fucile l'avrebbe dovuto tenere dritto. E quindi la polizia come spiega questa incongruenza? Dice ah beh ma nello sparo eh, gli si è rigirato eh, così. Certo il rinculo lo fa ruotare su se stesso di 180 gradi e basta. Insomma, è palese che qualcuno gliel'abbia messo tra le mani post morte. Sì. È abbastanza palese, è abbastanza palese. Foro, sul foro d'uscita non, non lo so se c'è un foro d'uscita, so se aveva eh, la ferita ma non gli era esploso tutto. Ora, io non ho trovato il tipo esatto di arma, ma è un fucile a pompa. Abbiamo visto che il fucile a pompa tra l'altro cioè, fa un massacro, a distanza ravvicinata fa un massacro. Palese che non è suicidio, stanno coprendo la tipa. Ma sai cosa? Mm, a parte coprire la tipa, eh, secondo me è un po' l'andaf. In generale, cioè della serie, se lo possiamo chiudere velocemente come suicidio, e secondo me erano convinti anche loro: cioè non hanno voluto indagare più di tanto perché era un soggetto a rischio, perché ci stava che si potesse suicidare uno come lui. Quindi eh, non hanno indagato più di tanto. Ma ci sono delle altre cose che non tornano, ci sono tante altre cose che non tornano. Innanzitutto le distorsioni mediatiche, cioè, come dicevo prima, i media hanno detto che lui aveva il volto irriconoscibile completamente esploso. Non era vero, eh, era integro. Poi avevano addirittura detto che lui, anche queste cose qui sono dettagli che ha detto Courtney alla, alla stampa e che sono stati riportati così quando non erano veri, che lui aveva messo la sua patente sul portafoglio, perché di solito sulla scena del crimine quando trovi un, um, una persona che ha con sé i documenti, almeno in America fanno così, cioè per fare le foto al corpo tirano fuori dal portafoglio la patente, la mettono sul portafogli in modo tale da fotografare sia il corpo sia il documento, no? E quindi i media hanno detto che era stato lui a mettere i documenti sopra il portafoglio, vero mai? Perché in realtà ci sono i poliziotti che testimoniano proprio: No, no, io all'epoca ero andato lì e ho tirato fuori io il documento e l'ho messo lì. Quindi non si capisce nemmeno perché i media continuano a dire queste fake news. Comunque, ovviamente, tutti quanti pubblicano come assolute verità le dichiarazioni di Courtney, perché prendevano lei come fonte veritiera di tutta, di tutta la vicenda, non avevano assolutamente dubitato. Comunque, a parte le indagini ad cazzo, vi dico solo che la polizia aveva dei rullini, allora non c'era fotografia digitale, andavano con rullini. E hanno fatto varie foto della scena del crimine. E questi rullini però non sono mai stati sviluppati. Proprio perché eh, nelle indagini per omicidio si sviluppano. Ma quando è un palese suicidio non le sviluppano. Quindi queste foto non sono mai state sviluppate. E tuttora pare che eh, di queste foto non si sa che fine abbiano fatto. Forse le stanno tirando fuori adesso. Eh, è strano che non abbiano indagato per bene con una persona così famosa. Sì, è strano. Infatti, non lo so: o era corruzione, o era mancanza di voglia, non ve lo so dire. Però qui. C'è qualcosa che puzza, sicuramente c'è qualcosa di che puzza. Anche perché, guardate caso, il corpo di Kurt è stato cremato immediatamente, cioè l'hanno cremato sei giorni dopo il suo ritrovamento. E eh, cioè l'hanno cremato prima ancora di prendere le impronte sul fucile, prima di fare tanti altri accertamenti, hanno distrutto comunque ehm, il corpo che magari poteva ancora dire molto. Tra l'altro, Kurt Ney appena potuto ha fatto fondere questo fucile. La scena del crimine, cioè la serra, appena hanno tolto i nastri gialli, Kourtney l'ha fatta buttare giù, l'ha demolita, quindi non esiste più questa serra. E Smith, cioè colui che ha trovato il corpo, quindi anche la polizia e tutto il resto, accanto al corpo troverà anche questa famosa lettera d'addio. Questa famosa lettera d'addio che... È diventato un grande punto interrogativo perché sembra un po' strana, sembra un po' arraffazzonata. È strano mica tanto, non è indagato per tante star. Sì, in effetti sì. Sembra strano che si tratti solo di negligenza. In, in questo caso sembra strano che si tratti solo di negligenza, ma anche in altri casi di, eh, di persone famose. Io non lo so se avesse agganci particolari, Kurt ne ho occhi per lei, per non far indagare. Comunque faranno l'autopsia, l'autopsia, tra l'altro eh, questo verbale dell'autopsia non c'è modo di recuperarlo, dovrebbero essere documenti tra l'altro pubblici, ma questa autopsia non si trova. Ma fatto sta che da quello che si viene a sapere, l'autopsia eh, co conferma che la morte... È causata dal colpo autoinflitto alla testa, quindi è, uh, è morto per la, per la fucilata. Non per l'eroina. Il che è molto strano. Perché gli esami tossicologici rilevarono che nel suo sangue lui aveva, come dicevo prima, 1,52 milligrammi per litro di eroina nel sangue, che è tantissimo. Cioè, considerate che. 0,5 milligrammi sono la dose che ti stecca, cioè 0,5 milligrammi ti uccide, nessuno, quasi nessuno sopravvive a eh, 0,5, quindi raga 1,52 è tre volte la quantità che uccide, quindi non un overdose, cioè proprio tanta, 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 tantissima. E eh, ovviamente qualunque medico hanno intervistato ha confermato che una quantità simile, soprattutto per iniezione di eroina che fa effetto subito, non gli avrebbe potuto dare la possibilità di spararsi. Cioè, eh, quando tutti inietti così tanta eroina nel sangue, a parte che l'eroina entra in circolo immediatamente, ma comunque qualunque cosa ti fai in entra in circolo immediatamente, lui eh, teoricamente, secondo la ricostruzione, si è sparato questa, questa quantità incredibile di eroina. È riuscito anche a srotolarsi la manica, a togliere l'elastico e appoggiarlo lì. È riuscito a anche estrarre la siringa e riporla lì, a prendere il fucile, a rivolgerlo verso se stesso e spararsi in testa. Non ha senso. Non ha senso perché, se tu ti sei sparato questa quantità di eroina, nel giro di 5 secondi sei steso lungo. E questa è la prova regina, al di là di tutti i sospetti che si possono avere su Courtney. magari Courtney non c'entra niente, ma sicuramente lui non si è sparato da solo. Cioè questo è abbastanza palese. E anche Dylan, anche Dylan infatti pusta un pochino, perché per esempio Dylan ha un pochino tenuto lontano l'investigatore dalla serra. Questa cosa pare un po' strana, ma se non si ha il verbale d'autopsia, come si sanno questi particolari? Perché li hanno chiaramente eh, droppati ai media, li hanno dati ai media. E poi il verbale Kurtney ce l'aveva. Kurtney Love aveva il verbale del, del medico legale e infatti aveva promesso a Tom. Di, di, di fargli avere questo verbale perché lui lo voleva a tutti i costi. E ha detto: Sì, sì, te lo faccio vedere. Tranquilla, adesso ci incontriamo e te lo faccio vedere. Ci incontriamo e te lo faccio vedere perché lo, lo gosta e non gli farà mai vedere questo verbale. Quindi non si capisce mh, se è vero o, o non è vero. Comunque, la quantità, l'esame delle teoricamente dovrebbe essere veritiero. La dose letale di eroina è 200 mg? Allora, eh, non credo proprio. Forse. No, no, non credo proprio. Perché 1,52 è tre volte. No, 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 sono proprio sicura. No, non può essere 200 mg. È molto meno. E se nella fattanza i due avessero avuto una lite non finita bene e Kurt ne avesse incinato il suicidio? Kurt ne era dall'altra parte del mondo, quindi è, è impossibile che l'abbia fatto lei. È possibile che lei sapesse chi l'ha fatto e magari gli avesse detto di farlo? Ecco, come mandante, sì, che fosse stata lei, materialmente no. Questo no. Comunque, eh, il corpo è stato ritrovato l'otto, ma dall'autopsia emerge che lui era morto tre giorni prima. Quindi, poraccio era là nella serra, tra l'altro, erano gli investigatori che andavano a vedere la casa e tutto il resto, da tre giorni, poverino. E, bene, a un certo punto entra all'interno delle indagini, eh, come collaboratrice delle indagini di Tom, anche Rosemary Carroll. Rosemary era l'avvocata e molto, molto, molto amica di entrambi, sia di Kurt che di Courtney. E vi dirò anche che, eh, questa è una cosa che dice nel documentario, e ci sono anche tutti i documenti che, li fa, che, che mostrano, quindi è, è tutto vero che Rosemary alla fine si dissocia da, da questa collaborazione, cioè dirà che in realtà non ha mai collaborato, che in realtà non ha mai dato una mano a Tom, peccato che Tom registrava tutto l'investigatore privato e quindi ci sono i nastri che testimoniano proprio la, la collaborazione di, Rose, di Rosemary in tutto questo e Rosemary puntava il dito contro Courtney e guarda caso quando eh, hanno detto di farsi avanti e di dire che effettivamente anche lei aveva collaborato in questa ricerca e no, 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 io mi dissocio io mi dissocio. Qui qua sembra che abbiano tutti un po' paura di Courtney, però ok, va bene. Fatto sta che eh, l'avvocata la, Rosemary dichiarerà che il primo marzo, e questa è una cosa veramente seria. Il primo marzo del 94, Kurt l'aveva chiamata poco prima di entrare, eh, insomma, proprio prima di salire sul, sul palco per il suo ultimo concerto. Chiedendole di rimuovere Courtney dal proprio testamento. Cosa che a quanto pare lei non ha fatto, oppure gli avrà detto guarda adesso aspetta di finire, poi, poi ci pensiamo, forse non lo ha fatto perché poi effettivamente Courtney ha ereditato tutto. Però lui voleva estromettere Courtney dal testamento. Greve, cioè, greve un bel po'. Tra l'altro questa cosa succede poco prima dell'overdose a Roma e anche qui c'è da chiedersi, ma avrà fatto tutto da solo? Boh. Bene, a parte tutti questi dubbietti su Courtney e, e tutto quanto, veniamo un attimo alla lettera. La lettera che è diventata famosissima come la famosa lettera di addio, lettera del, del suicidio di, di Kurt Cobain. Ve la faccio vedere adesso, così veramente è, è illeggibile. Però già potete vedere una particolarità. Adesso me la metto qua sopra. Potete vedere una, una particolarità che salta subito all'occhio. Questa teoricamente è una. Aspettate che qua c'è un pezzo tagliato. È tutt'uno. Cioè, dovrebbe essere tutta un lettera. La sai a memoria? Incredibile, incredibile. Non vedete che c'è qualcosa di strano? Cioè, salta subito all'occhio. Eh, C'è qualcosa... Cioè, li, le, la, ok, fino a un certo punto, cioè fino a qui più o meno. Ok, tutto regolare. Qua, questo ultimo pezzo qua, eh, sembra un po' posticcio. Sembra davvero un po' posticcio. Sembrano due grafie diverse. Sembra... Sembra una grafia... Cioè, vedete che qui... È tutto scritto di getto. Non riesco a cioè, le cose a specchiare. Allora, qui è tutto scritto di getto, mentre qua vedete che è scritto come scrive un bambino? Come uno che cerca di imitare la calligrafia di qualcun altro. È abbastanza palese che quel pezzettino lì sia fake. È abbastanza palese, comunque adesso ve la lascio qui, anche se effettivamente ha poco senso perché non si legge. Però ve la leggo io, ve la leggo io, Tra vi leggo la traduzione in italiano. Comunque, questa lettera era rivolta a Bodda. Bodda è l'amico immaginario di Kurt, un amico immaginario che lui aveva da bambino e che lo ha sempre accompagnato nelle sue marachelle cioè diciamo, era sempre in sua compagnia quando faceva delle cose brutte e eh, quindi il suo confidente delle cose brutte diciamo e quindi lui scrive questa lettera dedicata a Bodda tra l'altro è una lettera che lui aveva scritto con la penna rossa e l'aveva anche pugnalata questa sempre se l'ha scritta lui e l'ha messa lui, eh, l'aveva pugnalata con la penna rossa e l'aveva piantata così nella serra, eh, scritta tra l'altro originariamente su una tovaglietta di un fast food in pieno stile Kirk Cobain comunque eh, recita così vi parlo dal punto di vista di un sempliciotto un po' vissuto che preferirebbe essere uno snervante bimbo lamentoso. Questa lettera dovrebbe essere abbastanza semplice da capire. Tutti gli avvertimenti che ho ricevuto dalla scuola base del punk rock nel corso degli anni, fin dai primi mh, contatti, per così dire, con l'etica dell'indipendenza e dell'abbracciare la propria comunità, si sono rivelati esatti. Faccio un piccolo inciso. Tenete presente che questa lettera è stata giudicata da molti non come l'addio alla vita ma come un addio alla musica o almeno come un addio al successo e ai suoi fan. Cioè sembrava una lettera di addio per quanto riguarda la sua carriera musicale, cioè vedete che inizia già cominciando a parlare dell'etica della musica, della musica indipendente e... E quindi eh, Cioè il, il dolore che si portava dietro eh, Raga io guarda Matt Questa cosa del fucile Non ci... Veramente Io sono impazzita in questo caso con le fonti Perché hai ragione Alcuni dicono anche che era un semiautomatico Ma la maggior parte dicono che era un fucile a pompa Quindi non ci sbam ok? sbam. Io non provo più emozioni nell'ascoltare musica e nemmeno nel crearla e nel leggere e nello scrivere da troppi anni ormai. Questo mi fa sentire terribilmente colpevole. Per esempio, quando siamo nel backstage e le luci si spengono e sento il maniacale urlo della folla cominciare, non ha nessun effetto su di me. Non è come era per Freddie Mercury, che adorava la folla e ne traeva energia. Io l'ho sempre invidiato per questo. Il fatto è che io non posso imbrogliarvi nessuno di voi. Semplicemente non sarebbe giusto nei vostri confronti né nei miei. Il peggior crimine che mi possa venire in mente è quello di fingere e far credere che io mi stia divertendo al 100%. A volte mi sento come se dovessi timbrare il cartellino ogni volta che salgo sul palco. Ho provato tutto quello che è in mio potere per apprezzare questo e l'apprezzo. Dio mi sia testimone che l'apprezzo, ma non è abbastanza. Ho apprezzato il fatto che io e gli altri abbiamo colpito molto e intrattenuto tutta questa gente. Ma devo essere uno di quei narcisisti che apprezzano le cose solo quando non ci sono più. Io sono troppo sensibile. Ho bisogno di essere un po' stordito per ritrovare l'entusiasmo che avevo da bambino. Durante gli ultimi tre nostri tour sono riuscito ad apprezzare molto di più le persone che conoscevo personalmente e i fan della nostra musica, ma ancora non riesco a superare la frustrazione, il senso di colpa e l'empatia che ho per tutti. Cioè, vi sembra una lettera di suicidio? Adesso non è ancora finita, eh? Però... A me sembra palesemente una lettera dedicata ai fan con l'intenzione di lasciare la musica. Palese addio alla musica più che alla vita. Ma andiamo avanti. C'è del buono in ognuno di noi e io penso che amo troppo la gente così tanto che mi sento troppo fottutamente triste. E vabbè, qua è la supercazzola. Il piccolo, triste, sensibile, ingrato pesci. Ovviamente eh, il segno zodiacale, Gesù Santo. Perché non ti diverti e basta? Non lo so. Ho una moglie divina che trasuda ambizione ed empatia. È una figlia che mi ricorda troppo di quando ero come lei, pieno di amore e gioia. Baccia tutte le persone che incontra, perché tutti sono buoni e nessuno può farle del male. E questo mi terrorizza, a tal punto che perdo le mie funzioni vitali. Non posso sopportare l'idea che Francis diventi una miserabile, autodistruttiva rocker come me. Francis, ora. E vi dico solo: <ride> mi è andata bene, molto bene durante questi anni e ne sono grato. Ma è dall'età di sette anni che sono avverso al genere umano. Kurt è uno di noi. Kurt è uno di noi. Solo perché a tutti sembra così facile tirare avanti ed essere empatici. Penso sia solo perché io amo troppo e mi rammarico troppo per la gente. Grazie a tutti voi dal fondo del mio bruciante, nauseato stomaco per le vostre lettere e il supporto che mi avete dato negli anni passati. Io sono troppo un bambino incostante, lunatico. Non ho più nessuna emozione. E ricordate, è meglio bruciare in fretta che spegnersi lentamente. E secondo me qui, fino a qui ha sempre parlato di musica e poi dirà... Aspetta so che vi tiro fuori di nuovo la lettera. Um, qua comincia a esserci la parte scritta un po' raffassonata. Dice pace, amore, empatia. Kurt Cobain, Francis e Courtney, io sarò al vostro altare. Ti prego Courtney, continua ad andare avanti per Francis perché la sua vita sarà molto più felice senza di me. Vi amo, vi amo. Questo è il finale. Ora vedete come il finale si distacca completamente dal, dal corpo della lettera sia a livello calligrafico, come vedete qua, sia a livello contenutistico perché comunque ehm, cioè era, era, era palesemente un addio alla musica, era palesemente un addio ai suoi fan, non era una lettera di suicidio prima delle ultime righe Altra cosina che mette in una posizione un po' scomodina la nostra Courtney, lei quando eh, parlò della lettera che tra l'altro avevano visto soltanto lei e l'investigatore privato, lei parlò ai media della lettera dicendo, mh, insomma facendo delle citazioni a qualche frase che c'era all'interno e disse che in questa lettera c'era scritto «Non posso continuare a vivere questa vita». In realtà non c'era questa frase, non c'era assolutamente. Quindi non si capisce perché Courtney dica delle castronerie di questo tipo a, ai media. Però, ok. Vi ricordate Rosemary, l'avvocata che collaborava con Tom, poi si è dissociata? Le viene in mente un'altra cosa. Le viene in mente che, a parte che Courtney si è sempre rifiutata di farle vedere la lettera e l'ha sempre solo fatta vedere al marito di Rosemary e non a lei però ok, ma eh, le viene in mente che in uno zaino di Kurtney lei aveva trovato una volta dei fogli dove insomma questi fogli che tra l'altro nel documentario li fanno vedere sono dei fogli dove ci sono proprio delle prove di calligrafia cioè eh, lei che prova a scrivere imitando la calligrafia di Kurt e ci sono delle lettere che combaciano proprio a pennello con le ultime frasi scritte qua. Sì, sì, ancora viva Courtney, ancora viva. Ci sono delle indagini serie portate a termine? Allora, quelle fatte dall'investigatore privato sono queste. Poi, a quanto pare, hanno riaperto il fascicolo e stanno reindagando su questo caso. Ma sono non ho capito se è, una, eh, se è una, un rumors o se è una notizia ufficiale. Perché comunque la notizia l'ho letta, però non mi è sembrato che avesse un eco incredibile come dovesse avere. Quindi, siccome su questa storia girano un botto di fake news, io rimango un po' così. Ehm. Fonde il fucile e lascia questi fogli, si vede che gli erano sfuggiti, ricordiamoci anche che lei era bella drugheda, eh? quindi eh, può essere che avesse dimenticato anche qualche dettaglio. Tanto ci sono anche delle, delle interviste fatte a capo della polizia dell'epoca, ad altri eh, membri della polizia che avevano partecipato. All'epoca alle, alle indagini che, che non ci sono state, che hanno partecipato al caso, che hanno archivato il caso. E a loro stesso dire, venuti a conoscenza delle indagini portate avanti da Tom, hanno detto: no, no, eh, se io fossi ancora capo della polizia, riaprirei immediatamente questo caso. Cioè, su questo caso c'è bisogno di reindagare di nuovo. Quindi chi lo sa se davvero lo hanno riaperto, se davvero stanno indagando? Ho letto un articolo di Rolling Stones che dice che l'FBI ha droppato dei nuovi documenti perché stanno riaprendo le indagini, però anche lì sarà vero? Speriamo di sì. Ragazzi, su questa storia veramente è stato difficile, difficile, difficile <ride> potersi eh, come dire documentare in maniera oggettiva, l'oggettività su questo caso non esiste. Soggetto perché noi adesso ci siamo Concentrati su Courtney Perché effettivamente ha detto delle cagate che non stavano In piedi però c'è un altro Soggetto che non ce la racconta Giusta e questo È Kali cioè Michael Quello che stava in casa loro perché cazzo Lui ha dormito e vissuto in quella Casa in tutti quei giorni In cui ci sarebbe dovuto essere il corpo Nella serra quindi Vuoi davvero che lui stava Lì abitava lì non ha sentito lo sparo, non ha sentito neanche si è accorto che ci fosse il corpo di Kurt nella serra. E infatti Kurtney a un certo punto eh, quando Tom comincerà a dirle guarda che io eh, è vero che mi hai ingaggiato tu, però io lavoro per la verità e qua ci sono delle cose che non tornano, quindi Kurtney io sto cominciando a andare un po' contro i tuoi interessi. E allora lei ha cominciato a dire, ma sai che Cali eh, teoricamente era in casa, secondo me il, lo sparo l'ha sentito, secondo me ci nasconde qualcosa. Chi lo sa, magari Cali era fuori casa quando ci fu lo sparo, può anche essere. Eh. Comunque lui viveva lì con eh, la, la fidanzata e comunque non si è mai affacciato alla serra, eh, non, non, non ha mai guardato un momento dentro la serra, lui si vedeva il corpo, basta che ti affacciava la vetrata e lo vedevi. Comunque, a un certo punto, Courtney uh, e l'investigatore, visto che l'investigatore stava, come dire, la stava cominciando a interrogare come probabile sospetta della sua indagine, uh, lei gli disse: Ma parliamo tutti insieme anche con Dylan, che è, era andava, il migliore amico di Kurt Cobain. Quindi Dylan si presenterà agli incontri con Tom sempre completamente strafatto, cioè non riesce nemmeno a rispondere alle domande. E tra l'altro viene fuori che Dylan era completamente succube di Courtney e dipendeva da lei totalmente. Sia a livello economico, perché lei lo manteneva, sia per quanto riguarda l'eroina. Cioè era lei a dargliela. Quindi anche qua. insomma, Dylan era un pochino. burattino della Courtney. Comunque. Uh, dopo la morte di Carcobain, il 10 aprile del 94, al Seattle Center: dato se vedete le foto. Una masnada infinita di gente, tutti lì eh, fanno una veglia commemorativa e viene mandata appunto una registrazione di Courtney che legge alcune frasi della lettera del suicidio dedicata ai fan. Quindi lei leggerà eh, questa insomma, neanche la legge davanti a tutti, c'era cioè proprio la registrazione che, considerato poi tutto quello che verrà fuori è un po' di cazzina. Comunque, lei tra l'altro troverà dif difficoltà a, a trovare un cimitero dove lasciare le ceneri di Carcobain, perché tutti quanti i cimiteri avevano paura ad accogliere le sue ceneri per paura appunto degli atti di vandalismo cioè pensavano che sarebbero andati gli fan fatto sta che le povere ceneri di Kurt ehm, nel 2008 verrà fuori che fine avevano fatto insomma le aveva sparse in parte, ne aveva sparse in giro Courtney e in parte le aveva messe dentro una borsa rosa a forma di orsetto e nel 2008 Courtney rivelò a un tabloid inglese che queste, questa borsa rosa dove c'erano le ceneri di Carcobain eh, è stata rubata. Quindi non sa più dove, dove siano.